Allora, buonasera, ben ritrovati in diretta con Ring 340 700 6567 per intervenire, poi anche la diretta Facebook, quindi pagina di Tele4, potete condividere e commentare anche la diretta facendo domande ai nostri ospiti. Cominciamo da questo titolo, una serata un po' ricca, adesso ve la spiego in breve. Dunque, rivediamo un po', cerchiamo di capire cosa è successo in Consiglio Comunale questa mattina, nel Consiglio Comunale di lunedì, nella prima parte con gli ospiti, che saluto e ringrazio. Cominciamo dalle donne, cominciamo dalle donne. Assolutamente. Valentina Repini, Partito Democratico, buonasera, ben trovata. Saluto e ringrazio anche Cristina Bertoni del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Soddisfatta del Consiglio Comunale stamattina? Mi sa di no. È Adesso ne andata parliamo. come si sapeva doveva Sì? andare, adesso insomma, vedremo. Vedremo. Gabriele Cinque Palmi di Forza Italia. Buonasera a tutti quanti. Allora, adesso quello che volevo raccontarvi adesso all'inizio è solo spiegarvi cosa succede. Cioè, nella prima parte discuteremo appunto del Consiglio Comunale, un po' di cose di attualità, vi racconteremo una cosa particolare tra pochissimo. Poi ci sarà, e ricorderete la polemica di questi giorni, Fabio Franchi, il cosiddetto medico Novax, che attorno alle 10 sarà nostro ospite e che ha pubblicato nei giorni scorsi questo post alla ricerca di un bimbo affetto dagli orecchioni, no? Quindi la parotite, questo suo Facebook, questa sua ricerca, il post ha avuto una grande eco a livello nazionale e vediamo se questa sera ci spiegherà perché ha scritto tutto ciò. Nell'ultima parte finiamo in bellezza, no? Con un brio. Le primarie del Partito Democratico, scherzo, avremo tre rappresentanti delle diverse mozioni, quindi mozione Zingaretti, mozione Giachetti e mozione Martina, perché domenica si vota, ricorderete, quindi il Partito Democratico sceglie il proprio leader. Allora, vorrei far accomodare Roberto Iori, buonasera, ben trovato. Buonasera. Si accomodi pure qui, lei è residente di Buonasera. Opicina, Esatto. giusto? Sa, forse avrà visto, lei ha girato il mondo, insomma, per Sì, lavoro, io ho girato il mondo, vive a sì. Opicina. Ma Da quanto vive a Opicina? siamo tornati 2 anni fa, mia moglie è americana, per cui ci siamo stabiliti, abbiamo un ragazzo che ha 14 anni, che studia a una scuola steineriana Waldorf, adesso in questo momento è in Colombia, per cui è un po' complessa questa cosa. No, complimenti. Quello che ci ha colpito, noi abbiamo seguito molto, non so se ha avuto modo lei, insomma, in questi mesi, soprattutto nell'ultimo anno, anno e mezzo, il caso Opicina. Sappiamo quante cose sono successe a Opicina, le ultime segnalazioni, soltanto ieri altre auto danneggiate, ma quello forse per fortuna è una cosa limitata pur nel fastidio chiaramente di chi ci abita. I furti È un continui, insieme di problemi, insomma. anche alcuni assalti in villa, insomma, non possiamo Mia nascondercelo. madre che è vicina di casa, mio fratello, il mio vicino, Cioè, altri tutti lati vicini, colpiti. tutti colpiti. Tra l'altro una notizia anche su Trieste prima che diceva furto sventato, rapina sventata a Trieste, a Opicina, erano fandonie perché mia madre aveva il servizio di allarme, c'era cioè l'allarme, l'assistenza, la sorveglianza. L'assistenza dei carabinieri, che purtroppo comunque non sono potuti entrare perché la sorveglianza ci mette un quarto d'ora a venire su, a raggiungere casa. Quindi la conseguenza era che mia madre è stata rapinata, derubata, e quindi non hanno, diciamo, sventato nulla, perché ci sono delle problematiche pratiche che sono al di là di quello che uno può fare in casa. Poi ci sono delle legislazioni che danno dei limiti perché non ci si può comportare come in altri paesi. Diciamo che anche con un allarme, con un servizio di Non sorveglianza, basta, eccetera, non non basta basta. perché i tempi tecnici sono 15 minuti di intervento e in quei 15 minuti il ladro ha tutto il tempo di entrare. Sono entrati da mia madre, hanno diverto una sala cinesca, aperto 2 porte, sono entrati, hanno rubato con l'allarme e sono usciti Lei ha tranquillamente. lanciato questa proposta che La proposta è una pattuglia, diciamo, è una sorveglianza, non si può dire controllo perché spetta alle forze è? Certo. dell'ordine. Ma diciamo sorveglianza che ho copiato quando ho vissuto in Inghilterra, che si chiamava Neighborhood Watch, che è Cioè un basato controllo di sul principio di un vicinato, controllo di no? vicinanza, che è una collaborazione tra i cittadini, che vogliono aiutare le forze dell'ordine, quindi usano gli occhi e usano i mezzi che abbiamo a disposizione su WhatsApp, la tecnologia che ci permette di dare in tempo reale immediatamente segnalazione di cose che sono
rischiose o che possono essere sospette o che possono creare problemi. Però sai, voi siete già organizzati. Noi no? siamo con organizzati, WhatsApp, con ci sono Facebook, già due gruppi, c'è un mio amico. Però qui c'è la vigilanza privata che la vigilanza entra privata era campo, per cioè... avere, perché purtroppo a piscina e diciamo durante il giorno le persone vanno a lavorare oppure c'è qualche anziano rimane da solo, ma è una cittadina di 10.000 abitanti e passa, diciamo, sguarnita, dove succedono non solo furti nelle case, ma aggressioni per le strade, succedono bullismo, vandalismo, una serie di cose fastidiose, c'è anche chi offre prestazioni sessuali a pagamento e se viene rifiutato da qualche donna che lo incontra si arrabbia e comincia a essere fastidioso. Cioè un uomo che offre... Sì, 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 succede più volte, più volte ad amiche e conoscenti della mia zona. Quindi abbiamo deciso, cioè io ho deciso di mettermi a ricercare una soluzione e mi sono recato a varie fiere del settore, mi sono messo in contatto con parecchie ditte che danno questo genere di assistenza. Cioè la sua idea è, come è già accaduto in altre zone, come è successo in Veneto, lo dico tante volte, cioè i residenti si organizzano e pagano una vigilanza, sì, un controllo. Una vigilanza che fatta da uno costerebbe una follia, mentre fatta da un certo numero di utenze permette a... tutti noi di essere più tranquilli, perché c'è una persona che 12 ore sta lì, basata sul territorio, quindi con la macchina, vigila, controlla quelle che sono, diciamo, le frequentazioni abituali o quelle che possono essere persone che non sono, che non fanno parte della comunità, che quindi vengono, si intrufano, si mescolano fra di noi e spesso invece che andare a fare lavori usano il pretesto della routine o di altre cose e spiano, controllano. Allora, Roby, rispondiamo a Roby, è vero, è verissimo, l'abbiamo detto più volte, cioè i famosi gruppi WhatsApp o il controllo di vicinato con tanto di adesivo, no? Queste cose funzionano. E questo è un passaggio in più che è già capitato molte volte in Veneto, ve lo racconto, a diverse... uno che gira il mondo ha mai visto un delinquente omicidio lasciato libero di girare? Questo poi è un altro tema, più la giustizia. Cioè, il fatto è che la polizia, per esempio in Inghilterra, a Londra, dove io ho abitato per anni, facendo parte di questo Neighborhood Watch, nella mia zona era stata un'iniziativa della polizia proprio per poter affrontare in maniera positiva il problema che ci aveva colpito di furti nelle macchine, nella nostra via, eccetera. Lì la polizia non si vede, ma la polizia vede tutto. Se c'è qualcosa che succede, che non dovrebbe succedere, ma accade, la polizia arriva in tempi, ma istantaneamente, cioè alla velocità... Abbiamo il solito... Allora, perché parliamo di officina? Sbagliamo a parlare di officina, evidentemente, lo dico. Che siamo di se parliamo di officina, sbagliamo perché non parliamo di altura, di Servola, sbagliamo di altura perché non parliamo di borgo. Insomma, vabbè, allora, di là adesso è un modello, noi siamo partiti... Siamo partiti con questa zona perché... Ma perché ci sono stati diversi episodi, è vero, è verissimo, lo diciamo sempre, lo raccontiamo tutti i giorni, nel giornale anche di Trieste, è vero che voi siete in una zona più scomoda, forse... Siamo vicini al confine, anche questo, il confine adesso è aperto, c'è una particolarità, vabbè. È aperto per cui scappano velocemente, diciamo, comunque era l'idea di fare un progetto Ma quante pilota. Persone dovrebbero aderire per avere un costo? Ma l'ideale sarebbe 500 persone, basato sul fatto che a Piccina ci sono 10.000 abitanti. La cosa è, insomma, non sono certamente come si potrebbe definire bruscolini, è un numero importante di persone, però è un numero che potremmo ragionevolmente sperare di ottenere, perché comunque il costo diventa 16 euro più IVA, insomma, al mese. Per avere una persona 12 ore al giorno che ti controlla il territorio, che tra l'altro... fa da deterrente, dimostra ai ladri che vengono, che si intrufano, che noi abbiamo fatto qualcosa, che siamo svegli, pimpanti e ci adoperiamo nei modi che è previsto dalla legge controllare. Oltretutto questa pattuglia si può collegare agli allarmi già esistenti, preesistenti, quindi questo significa che collegandola a un allarme già preesistente, la cui sorveglianza ci mette 15-20 minuti venendo dalla zona industriale. Sappiamo che questa pattuglia, essendo sempre lì, arriva minuti, più vicino. Due minuti. Sanità privata, vigilanza privata, eccetera. Eccolo qua. Io volevo arrivare a questa domanda. Prima ce n'era un'altra. Dicevano che paghi il comune. Aspetta, perché per esempio a Padova, ma era un'amministrazione precedente, lo volevano fare. Poi è naufragata. È chiaro che dicono, sì, perché devo sborsare io? Già pago le tasse. Sì, bello, sentite. È tutto. Certo. Purtroppo. Io avevo fatto una pensata nella mia ingenuità da cittadino italiano, ma residente all'estero per tanti anni, dove lì per fare le cose si cercano i modi di superare gli ostacoli, qui invece si creano e ci si
adegua o ci si rassegna a un ostacolo. Allora, io avevo pensato di trovare un sistema come si fa con la tassa della televisione, dove si paga il canone su una bolletta della corrente elettrica. Ho detto, ma vuoi vedere che forse mettendomi d'accordo con una cieca, spero non far nomi, ma una ditta che fa servizi, diciamo, che potrebbe farsi carico di questa cosa e poi diluirla, ci dovrebbe costare 20 euro all'anno a testa. Sarebbe una cosa sensata, però mi dicono che non sia possibile perché ci sono delle regole che sono legate, diciamo, il canone TV è una cosa statale. Bene, però non è una resa dello Stato. No, ma purtroppo noi non dovremmo arrenderci, perché noi dovremmo, cioè non è che dobbiamo sostituirci alla polizia, noi dovremmo collaborare con la polizia, a cui va tutta la nostra gratitudine per tutto il lavoro che fanno, sono sottopagati, sono sotto organico, rischiano la vita. E quindi c'è, va il nostro rispetto e la nostra gratitudine assoluta, lo dice un ex ufficiale dell'esercito, per cui insomma posso, lo dico con veramente nel cuore. E, però dobbiamo anche noi, dobbiamo partecipare. La parola d'ordine oggi della persona, del pubblico, è partecipare, certo. Non si può pretendere che lo Stato ci tuteli. Ricordiamoci cosa disse, per esempio, per citare una persona che le amiche il presidente Kennedy disse: non chiedetevi cosa può fare il paese per voi, chiedetevi cosa voi potete fare, certo, per il vostro paese. Cani da guardia, certo, soprattutto nelle ville, insomma, ci sono i cani. Credo che purtroppo non basta, insomma, abbiamo capito, insomma, poi hanno trovato il metodo anche per superare questo. Grazie Roberto Iori, vi abbiamo raccontato una cosa nuova, aspetti solo qualche istante, la cronaca di oggi nel servizio di Umberto Bosazzi con il piano acustico in comune. La delibera sul piano acustico cittadino è esecutiva. Il Consiglio Comunale, al termine di una seduta seguita in diretta da Tele4 durante Sveglia Trieste, ha approvato il testo tornato in aula con le controdeduzioni degli uffici. Al voto della maggioranza si è aggiunto quello del centro-sinistra, che ha ricordato l'azione in tal senso dell'ex assessore Laureni. Il Movimento 5 Stelle non ha votato e su questa decisione ha pesato la mancata discussione in merito ad un emendamento presentato dalla consigliera Bertoni, gravato comunque da un parere negativo degli uffici. I criteri erano chiari, ai capigruppo sono stati illustrati. D'ora in poi, se non si sanno presentare gli emendamenti, se non si ha cognizione chiara di quella che è la propria posizione su una determinata delibera spiegata in più occasioni, io non accetto lezioni circa il fatto che debba assumere delle responsabilità rispetto a proposte di emendamento mal scritte, formulate male e che comunque hanno un parere contrario, pro futuro. Qui siamo di fronte a un atto di pianificazione generale che va a tutelare in linea generale tutta la città. Quindi quelle osservazioni che sono state presentate anche dal consigliere comunale Cristina Bertoni non sono osservazioni che vanno a tutelare la sua abitazione dal rumore, che ne so, della ferrovia a Barcola o da un'altra parte. Sono osservazioni che ricalcavano emendamenti già discussi in questo Consiglio Comunale. Voi cosa avete fatto? Con una mozione d'ordine avete impedito la discussione di quell'emendamento. Ora, in base al piano acustico, la città sarà divisa in una serie di zone, quella protetta, quella residenziale, quella paraindustriale ed industriale, con valori acustici differenti. E non è detto che la partita sia chiusa. Ora 340 700 6567. Dunque, cominciamo da due donne, anche per una questione di sicurezza. Prima di tornare a questo tema che abbiamo visto nel servizio, mi dà un'impressione, una valutazione: i cittadini si pagano la vigilanza privata perché l'intervento comunque arriva dopo qualche minuto, perché è una zona bersagliata, perché... Cosa ne pensa? Io su questo tema vorrei appunto esprimere un'opinione proprio nel ruolo di consigliera comunale, dicendo appunto che per quanto riguarda l'abitato di Opicina ci sono state anche varie diverse azioni svolte in comune, anche in ambito di discussione della variazione di bilancio, dove sono stati presentati anche degli emendamenti per andare a incrementare l'illuminazione a Opicina, ma anche
nella zona di Melara. Poi, per quanto riguarda la prima circoscrizione di Opicina, ci sono state già nell'estate del 2016 delle chiare richieste all'amministrazione comunale con l'esigenza appunto di posizionare delle telecamere ad Opicina. Purtroppo siamo a metà mandato di questa amministrazione e le telecamere ad Opicina non ci sono. Quindi anche per quanto riguarda, diciamo, questa giunta comunale, dovrei dire che pur la Lega, che si fa paladina del tema della sicurezza, da questo punto di vista risulta abbastanza inadempiente, perché ci sono tanti slogan, tante parole, però poi nei fatti, cioè, ho seguito anche, penso ieri, l'intervista che avete fatto proprio per le auto danneggiate, no? Sì, per le auto danneggiate al vice sindaco Polidori, però c'è tutto in programmazione, però per il momento di soluzioni stiamo concrete aspettando questo non piano, ci sono, no? Sì. Per le telecamere, questo è vero. Bertoni? Ma siamo al capolinea perché siamo arrivati al punto in cui i cittadini, per potersi difendere, devono pagare di tasca loro un servizio di vigilanza a supporto delle forze dell'ordine, che evidentemente non hanno abbastanza risorse per coprire adeguatamente il territorio. Opicina è estremamente vicina al confine, è una zona molto appetibile perché, come sapete, Poggio Reale del Carso è un paese molto bello, abitato da persone che vivono prevalentemente in villette o comunque in condomini di piccole dimensioni, dove c'è ricchezza, e quindi è un luogo dove malintenzionati che vengono da oltre confine e possono facilmente, nell'arco di poche ore, realizzare un introito, un ricavo, certo, lo fanno perché il rischio è basso. Allora, questa situazione, vie di fuga, no? Anche esatto, questa situazione si sa che è così da molto tempo. Questa maggioranza ha presentato delle mozioni di Forza Italia, della Lega, con le quali noi eravamo anche d'accordo, cioè di chiedere l'aumento delle risorse per le forze di polizia, per le forze dell'ordine, in modo tale che i cittadini non siano costretti o a spendere di tasca loro o, e non vogliamo neanche, speriamo che non, beh, sa a, che farsi, adesso c'è a farsi giustizia da soli. Allora, non è questo, però sa che ora va in discussione la legittima difesa, no? Ma la legittima difesa è un'altra cosa, il farsi, sì, giustizia da soli, no, è infatti, un'altra cosa, ma nel momento in cui ci sono più armi in giro, il confine non è tanto distante, quindi qui ci sono delle responsabilità su quello che è lo sviluppo del nostro paese in relazione a questo tema. È chiaro che bisogna affrontarlo e trovare delle soluzioni, e vanno trovate rapidamente. Perché? Perché comunque l'afflusso attraverso i Balcani è probabile che aumenti, perché se abbiamo interrotto i rubinetti sul Mediterraneo, che va benissimo, perché comunque non era accettabile che ci fosse un afflusso così massiccio dal Mediterraneo, presto o tardi arrivano dall'altra parte, perché i problemi che sono all'origine di queste migrazioni non sono stati risolti. I malviventi sono attivi 24 ore su 24, non bastano secondo me solo 12 ore di controllo. Certo, sì, certo, da qualcosa bisogna cominciare, poi soprattutto la notte, certo, avete ragione anche su questo, anche se i colpi abbiamo visto, raccontato anche nelle ore diurne. Telecamere no, ma maxi schermo sì. E tra l'altro uno di questi colpi eclatante nei giorni scorsi in Cavana, insomma, visto che citiamo anche la città, il centro città. Cinque Palmi, cosa dici? Mi dispiace molto sentire queste storie, anche perché è risultato del fallimento dello Stato, perché quando deve subentrare il cittadino in proprio per farsi sicurezza, vuol dire che lo Stato ha sbagliato qualcosa. E secondo il mio parere stiamo pagando anche le politiche sbagliate sull'immigrazione. Abbiamo lasciato aperti tutti i confini, abbiamo tolto molta sicurezza, molte guardie, lo stesso poliziotto di quartiere che c'era una volta non c'è più. Assolutamente bisogna rafforzare i controlli, anche per questo si era fatta, si sono assunti anche... Beh, la vostra proposta era quella del ritorno del vigile di quartiere, no? Vigile di quartiere, adesso si sono assunti anche...
di nuovo Polizia Municipale, che le assunzioni erano ferme, si era fatta una bagarre sul discorso dell'armamento, quindi mi fa anche sentire il discorso che adesso bisogna, si parla delle politiche sbagliate anche da parte nostra, quando dall'altra parte non si voleva, si polemizzava sull'armamento ai vigili, ai Polizia Municipale, che pian piano mi sembra che le assunzioni arriveranno circa 48, quindi secondo me è un inizio. Sicuramente la lampadina in più o la telecamera in più non basta, non serve, anche perché il malvivente non ha paura a commettere reato, perché sa che in giro di poco lo vediamo di nuovo in giro, quindi non c'è neanche la certezza della pena. Quindi su questo qua bisognerebbe stare molto più attenti e essere, cioè quando si prende una persona sul fatto, essere anche un po' più pesanti nella condanna, una condanna SMS. Allora, qui vedo tanti commenti, vabbè, insomma, questo, qualcuno faceva riferimento anche alle famiglie nomadi, è vero che spesso insomma, colpi di questo genere sono dei cosiddetti non solo trasfertisti, ma insomma, di chi arriva fuori confine o riesce a trovare una via di fuga veloce. Perché non è a Ringra, se sono la sicurezza, no, non parliamo solo di questo, questa è una proposta. Polidori lo abbiamo coinvolto ieri anche sulla questione, lo ricordava poco fa Repini, con il tema del piano delle telecamere dopo il furto in pieno centro in cabana. Allora, ci fate capire, con un cuore grandino, circa 80 kg un cane da guardia che mette i mostri ai dentini in tutta la loro bellezza. Certo, ma guardate che molti sono organizzati con i cani, sono anche cani addestrati, no? E però purtroppo non sempre può bastare. Allora, cosa è successo oggi in Consiglio Comunale? È andata in votazione l'approvazione del piano comunale di classificazione acustica, un atto dovuto dal 2014, quindi era un atto che doveva arrivare a questo punto, però è un piano che include profili di illegittimità, secondo noi, perché vengono, come dire, stabilite nuove regole rispetto alla normativa nazionale che disciplina la materia, cosa che abbiamo sottolineato in fase di adozione, che abbiamo sottolineato in fase di approvazione attraverso le osservazioni che chiunque poteva presentare, e diciamo rivela per certi aspetti anche la visione di questa amministrazione, perché per quanto riguarda per esempio il Porto Vecchio viene assegnata una classe acustica che pertiene ad intensa attività umana, ignorando completamente il fatto che nella zona che è ancora di pertinenza del demanio marittimo abbiamo un regime di Porto Franco internazionale che è stato riconosciuto con la delibera sul Porto Vecchio grazie a un emendamento del Movimento 5 Stelle. Nel Porto Vecchio, in quell'area, sussiste ancora attività di movimentazione merci, un'attività di carattere portuale, cioè, ci faccia capire, perché noi dobbiamo capire alla quale dal la classe tecnico. Quarta non si assegna. Cosa vuol dire? Allora, intanto qua c'è un dibattito via SMS, si fanno le domande, si rispondono tra le opinioni, vabbè, è importantissimo. Però mi faccia capire, quindi in Porto Vecchio è prevista una classe quarta di impatto acustico, cosa vuol dire? Allora, la classe quarta in Porto Vecchio è diciamo, una classe che viene data laddove c'è residenzialità e dove c'è intensa attività umana, cioè attività commerciali. È quello che si spera che succeda in Porto Vecchio. E perché non va bene? Allora, in questo momento c'è Adria Terminal con movimentazione di merci, ci sono delle aziende che insistono in quell'area lì, entro la dividente demaniale, che non è stata assolutamente considerata, non è stata considerata la sussistenza di attività che hanno carattere portuale in questo momento in Porto Vecchio. E siccome si parla di sviluppo e del bisogno di sviluppo che ha la città, il fatto di dare la classe quarta significa andare nella direzione di dismettere qualsiasi attività di sviluppo di carattere portuale in quell'area. Ah, ecco, perché quelle fanno più rumore, intende dire? Cioè, per quale motivo? Quelle fanno più rumore. Non sono compatibili con questo piano che è prevista dalla classe quarta. Beh, ma è ovvio che in Porto Vecchio si va verso l'urbanizzazione della zona. Cioè, esatto. Sì, palazzi di convegni, turismo, ristorazione, alberghi. Cioè, si crea un'altra città. Non è che si va a ricreare un altro porto, no? Su quello là dobbiamo sviluppare il porto nuovo e tutta la zona logistica che si sta facendo. E in più anche questo piano non è che l'abbiamo stipulato noi di mano nostra, ci sono i tecnici, gli ingegneri, hanno deciso loro.
in che classe mettere. Hanno deciso loro? Chi quindi i politici hanno dato qualche sulla tecnicità del voto. Noi come politici non possiamo entrare in discussione su questo. Assolutamente. Il piano comunale di classificazione acustica è un atto programmatorio, sì, oltre che tecnico, che riflette la volontà politica dell'amministrazione. Quindi lei dice, là in Porto Vecchio si deve fare più silenzio rispetto a quello che è l'esigenza attuale, per esempio, di faccio facile, no? Perché voi avete affrontato dal punto di vista tecnico. E quindi là ci sarà poco o nulla di attività portuale, anche nell'area demaniale, perché bisogna rispettare quei limiti lì che oggi si sono studiati, imposti. Repini, la sua idea? Allora, io innanzitutto vorrei partire anche da certe critiche che sono emerse oggi in aula, perché devo dire la verità che su questa delibera sostanzialmente abbiamo avuto dei tempi strettissimi di approfondimento, e si tratta di una delibera che comunque è molto complessa e molto tecnica. C'è stata una sola commissione che è stata convocata in fretta e in furia, e ci siamo trovati oggi a discutere tutte queste osservazioni e le valutazioni poi tecniche. Per quanto riguarda il nostro gruppo, io devo dire che abbiamo votato favorevolmente, perché riteniamo che comunque il piano sia uno strumento utile per la cittadinanza, anche per la tutela dei diritti dei cittadini. Poi, per quanto riguarda le valutazioni tecniche, ci siamo affidati alle valutazioni tecniche. E poi, per quanto riguarda anche l'inizio, io vorrei rivendicare anche il fatto, come dice la consigliera Bertoni, che il piano sostanzialmente inizia, si dà l'avvio al piano nel 2014. Uno, per un adeguamento alla normativa, e poi c'è stato anche tutto un processo di lunga elaborazione e di delicata elaborazione, anche e soprattutto per quanto riguarda la zona di Servola, no? Perché ci sono state grosse anche difficoltà nel stabilire in che classe far entrare il rione di Servola. Però vorrei dire anche questo, che anche a piano approvato si auspica sempre un confronto dialettico con, e con la possibilità anche una prospettiva migliorativa del rumore, perché adesso non significa che con questo si è chiuso, nulla prescrive, cioè nulla vieta la possibilità di prescrizione di ulteriori interventi migliorativi. Quindi da questo punto di vista assolutamente anche la questione rimane aperta e con una visione pro futuro propositiva. Però vorrei sottolineare anche il fatto che appunto è partito tutto nel 2014, stiamo provando nel 2019, quindi okay, c'è stato anche un anno e mezzo di stallo, che oggi non abbiamo avuto neanche risposta per che motivo c'è stato quell'anno e mezzo di ritardo, di grave ritardo. Ed inoltre io vorrei sottolineare anche un altro aspetto, perché rispetto al rione di Servola, che oggi è emerso ovviamente con tutte le osservazioni. Infatti, volevo arrivare a quello io, cioè cosa? La ferriera, cioè io a questo punto riprenderei proprio un discorso. Cioè vanno bene i limiti previsti adesso o no? Si alzano i limiti, l'inquinamento acustico, ovvero il rumore che sussiste in quella zona, è comunque oltre questi limiti. E quindi ci sono delle azioni da intraprendere con urgenza, perché ormai i dati ARPA, che sono certificati e visibili sul sito dell'ARPA alla pagina Focus Ferriera, rivelano che il clima acustico della zona sfora. Cioè lei dice, fa rumore troppo, e allora cosa è successo? Si sono alzati i limiti. Cioè, allora, è una questione più complessa. Superava i limiti, si è scelto di alzare quei limiti, giusto? La legge e i criteri regionali che poi derivano da quella legge prevede che non ci possa essere il salto di classe, o meglio, è previsto in alcuni casi, ma non è la soluzione preferibile. Bisogna cercare di riflettere il decadimento naturale. D'altra parte, pur facendo questo, il livello di rumore che si registra in quella zona, e adesso con i limiti innalzati questo accade marcatamente di notte,
siamo a 6 decibel in più rispetto al limite, che è di 55 decibel di notte. E ricordo che le soglie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che questa organizzazione indica come la soglia sotto la quale restare, è di 40 decibel. Siamo a ben più di 15 decibel di differenza. Quindi questo cosa implica? Che ci sono dei danni alla salute che con un'esposizione così continuata sono automatici, nel senso che quel tipo di esposizione, quell'assorbimento di rumore da parte del fisico determina... È dannoso. È dannoso. Cinque palmi? Sì, non è che sia andato ad avvantaggiare la ferriera e basta, perché tanto è vero che anche Arvedi, anche lui aveva fatto una sua richiesta che è stata io abito in zona Pulcini, spesso la sera tardi sentiamo molto bene il rumore della ferriera, non è solo Servola a sentirlo. Però insomma, questa è la chiave di lettura che però da Bertoni mi sembra di capire. Sì, sì, è andato ad alzare. È un dato di fatto, il dato di fatto è che Arvedi ha fatto gli interventi di mitigazione acustica, che il rumore è calato, ma non sta calando in questo momento, sta aumentando di nuovo. Questo cosa vuol dire? Che è un impianto troppo vecchio che non si riesce ad adeguare. Non si riesce ad adeguare probabilmente, che non ha senso. Si sa, è una cosa che lo sa ormai tutta quanta la cittadinanza, e si sa che stiamo andando verso l'unico obiettivo di far chiudere l'aria a caldo. Stiamo andando verso l'unico obiettivo? Sì. Bene, allora che il sindaco emetta l'ordinanza contingibile d'urgenza di sospensione. Ci può dare anche una mano il ministro? Non è prima c'è l'AIA. Hanno no, ma ci può dare anche una mano il nostro ministro. E che l'AIA più persone, che era chiamata in più causa persone si in muovono momento. Su questo, meglio è. Allora, noi abbiamo il nostro sindaco che sta cercando il di ministro, fare una cosa, no. Poi abbiamo l'assessore in regione che si sta avviando. No, non l'ha alzato il sindaco, il tecnico l'ha alzato. I tecnici. Sono due cose completamente diverse. Certo. Un discorso è parlare per fare un po' di pubblicità, di fare, diciamo che fare opposizione è facile parlare, perché tanto alla fine non si va a battere da nessuna parte. Allora, ho detto che è una cosa complessa. Appunto, una cosa complessa. Questo qua è un parere tecnico dato da un ingegnere che penso che sa più di me e più di lei, giusto? Quindi noi su questo ci dobbiamo anche affidare su un suo giudizio. Mi dispiace, ma io sono ingegnere. E quindi ho titolo e competenza ad andare, come ho fatto, a vedere le carte con un certo tipo di spirito critico, diciamo, perché altrimenti sarebbe poco professionale da parte mia, come dire vabbè, ci sono queste carte, passiamo oltre. Allora, il discorso è questo: vista la situazione delicata che c'è a Servola e che è nota a tutti, questa amministrazione, per andare incontro alle richieste dei cittadini, avrebbe dovuto definire la classe quarta di Servola con un metodo diverso. Perché le misure che sono state utilizzate per definire l'estensione della zona sono del 2015, sono misure vecchie. Cosa vuol dire? Ci dovete aiutare a capire, perché sennò ci perdiamo. Perché io l'ascolto e dico, classe quarta, non è quella stessa del Porto Vecchio, quindi non è una cosa buona. Le ultime misurazioni sono state fatte nel 2015, quelle ufficiali. Diciamo. Cioè, quindi bisognava fare nuove misurazioni. Del traffico veicolare, di avifauna, della ferriera e di tutto quanto. Non tengono conto, non riescono, non sono misure che sono fatte per valutare il reale decadimento del rumore prodotto dall'impianto. Allora, di fronte a una situazione di questo tipo, questi due anni, a che cosa? Che cosa ha fatto l'amministrazione? Cioè, non sono state fatte le rilevazioni. Sono state fatte utili nel 2015. Ecco, non nel 2016, avendo ma preso. Ma cosa è cambiato dal 2015 l'impegno a l'impegno di tutelare i cittadini di Servola, questa amministrazione doveva almeno rivedere quelle misure alla luce delle cambiamenti. Perché secondo che lei sono stati peggiorate le condizioni di rumore acustico rispetto al 2015? Va valutato. Un'analisi bene. Più precisa. Però le faccio una domanda veramente, poi andiamo in pubblicità, ma semplice, le ascoltavo, lei dice è classe quarta Servola, è classe quarta Porto Vecchio, il futuro Porto Vecchio, che lei dice è per residenti, quindi non consente più quelle attività portuali che attualmente ci sono e che inevitabilmente fanno un po' più di rumore, no? Posto che qua scrivono Patrizi, il Porto Vecchio per residenti, Patrizi quindi ricchi e Servola per i poveri, non è così, perché in realtà non c'è residenzialità se non uso foresteria, vabbè, poi questi sono temi che si discuteranno anche nei prossimi anni.
Però io lo ascolto e sento, se qua, classe quarta è Servole, classe quarta è Portovecchio, è una cosa buona, cioè vuole dire allora, che sono limiti per residenti o no, ho sbagliato perché sono limiti comunque diversi. No, prima io mi riferivo alla dividente demaniale che divide la zona marittima, è come se mettessimo la classe quarta ad Arvedi o alle attività che ci sono nel porto prospicenti il mare. Se ci sono delle attività portuali di movimentazione merci che corrispondono a una produzione di rumore che è quella di attività, diciamo, di maggiore dimensione, allora, non si può usare un criterio di questo tipo che è quello che è stato utilizzato per una zona residenziale come quella di Servola prospiciente l'impianto. Quella zona lì, se non ci fosse la ferriera, sarebbe in classe terza, ovvero avrebbe limiti, vorrebbe dire che avrebbe limiti più bassi, 50 decibel di notte e 60 decibel di giorno. Invece, a causa della vicinanza della ferriera, che i tecnici stessi dicono essere il contributo più rilevante nella zona, hanno dovuto innalzare i limiti perché c'è un contributo di rumore che dall'altra parte non c'è. Però non so, solo io che non capisco. Cioè, se classe quarta è bello significa, definiamolo, poco rumoroso Portovecchio e Servola è la stessa classe quarta. Perché allora un problema? Non riesco a capire. No, allora... Cioè, lei mi dice, là perché togliamo... Sbaglio, non capisco io. Cioè, è complicato. Vabbè, abbiamo l'ingegnere, lo sfruttiamo, no? Allora, lei mi dice, Portovecchio in futuro sarà classe quarta, che però questa classe quarta significa che è per i residenti, quindi mette in difficoltà le attività portuali. Allora, se la classe quarta di Portovecchio è la stessa classe quarta di Servola, perché no? Perché? Ecco. Perché è come se allora il Porto Vecchio, tutto che va bene il per Porto Servolari, Vecchio no? fino al mare è stato messo in classe quarta. L'analogo di Servola sarebbe che tutta la zona venga messa in classe quarta. È impossibile. Dove c'è movimentazione di merci, navi che attraccano. Deve essere una classe semplicemente maggiore. Semplicemente per il fatto che i generatori sono accesi a bordo nave, non è per esempio possibile, cioè bisogna fare delle misurazioni per verificare che classe ha l'area di Arvedi? L'area di Arvedi ha la classe sesta, che è quella delle zone industriali, e dopodiché c'è una classe quinta di cuscinetto, cioè di intermedia, che prende tutta la fascia di confine. E poi mio marito russo supera i 45 decibel, cosa devo fare? Prego così. Grazie, va bene. Abbiamo lo stesso problema. Vabbè, allora ci fermiamo un minuto, ironizziamo perché io sto fondendo, diciamo, per cercare di capire questa cosa. E c'è anche il tema della tassa di soggiorno, ci arriviamo tra pochissimo dopo la pubblicità. Nonostante sia contenuto nel programma del sindaco il fatto della partecipazione dei cittadini, questa partecipazione di fatto è negata. C'è un nodo gordiano attorno alla tassa di soggiorno. Sullo sfondo del dibattito rimane la discussione su come dovrà essere gestita la cabina di regia per la gestione dei fondi. Durante il Consiglio Comunale di lunedì, il centrodestra ha bocciato l'emendamento del centrosinistra, il quale chiedeva maggiore spazio alle categorie turistiche sul futuro dei fondi. La motivazione richiamano la legge regionale di riferimento. L'emendamento che abbiamo bocciato ieri come maggioranza del Partito Democratico non è stato semplicemente una ripica nei confronti dell'opposizione. Si tratta semplicemente di un emendamento che nulla aggiungeva alla delibera, ricopiava semplicemente quanto previsto dalla legge regionale e pertanto non aveva nessun senso riproporlo. Quello che invece ci siamo impegnati come Lega con le categorie è quella di istituire e costituire un tavolo insieme alle categorie, come comune col promoturismo, per i risultati finali. Decisione che ovviamente non è andata giù al centrosinistra, che ha indicato altre motivazioni alla base del rifiuto della loro proposta, giudicandola incongruente con la scelta della maggioranza. Da una parte c'è l'assessore, la nuova assessora che assicura, che parlerà con le categorie, che ha già parlato, le abbiamo audite in aula ed è stato... E loro stessi chiedevano che ci fosse un tavolo dove si capisse quali azioni intraprendere, ma anche i risultati di quelle intraprese, insomma, no? Quindi cioè, che ricadute hanno veramente le azioni sul territorio. Quindi ci sembrava molto importante inserire questo punto, e il fatto che non venga inserito e il fatto stesso che ci sia un ricorso proprio del Comune contro questo punto della legge, insomma, dimostra un atteggiamento molto contraddittorio della maggioranza. Cioè, che avete combinato?
No, nel senso che sicuramente la tassa di soggiorno, allora, noi dobbiamo aprire un tavolo con gli albergatori, i ristoratori, per vedere le necessità da parte loro, no? Quello che diciamo serve secondo loro alla città. Però non è che possiamo affidare questa tassa direttamente a loro, cioè deve essere sempre il comune che gestisce alla fine e che decide dove andare a spendere questi soldi, perché se no ovviamente ognuno tira l'acqua al proprio mulino. Quindi allora noi, diciamo esterni, dobbiamo capire veramente le necessità e andare a metterle dove, anche perché le somme incassate sono andate ben oltre alle aspettative e si spera che in avanti ancora aumentino. Quindi sicuramente deve esserci una gestione da parte del comune e non da enti privati, perché non mi sembra giusto e corretto. Scusate, la interrompo solo perché questo sms, piano acustico, e come mai i fuochi d'artificio a mezzanotte oggi, scrivono? Beh, allora, ci sono delle manifestazioni rumorose temporanee che sono previste. A proposito di questo, informo tutti i cittadini. Allora, che... è giusto, va bene, avete ragione, però ogni tanto una festa, qualcosa. Esatto. Non lo so, ditemi voi, però. Bisogna verificare se hanno chiesto l'autorizzazione in deroga. Ma va bene, allora, giusto, perché bisogna rispettare tutti, però, no? Cioè... Bisogna rispettare tutti. Aspetta, finché si tratta di una manifestazione... Non sono a bordo della nave, siamo qui a lavorare, non mi interessa, però... No, ma poi la Costa Venezia, insomma, onestamente... Ma il problema è che questo piano introduce deroghe per 6 mesi in tutto il centro cittadino e fino al Porto Franco Nuovo. Inizialmente si prendeva tutto il Porto Franco Nuovo per manifestazioni rumorose temporanee. E barcola per 4 mesi all'anno deroghe rispetto a tutto quello che si fa, rispetto ai limiti ovviamente introdotti dal PCCA. Allora abbiamo dei cittadini che si lamentano, che vengano in comune con la petizione per dire che hanno problemi d'estate con appunto queste manifestazioni, diciamo, residenti rumorose di Barcola. Residenti di Barcola. Abbiamo la movida in centro che chiaro, crea diversi però, disagi, certo, e problemi, ho capito, ma se uno non dorme il mercoledì, il venerdì, il sabato e la domenica e poi deve andare a lavorare e c'è i bambini che devono andare a scuola e non dormono bene di notte, però sono questi allora, i problemi. Allora, d'altronde, vogliamo una città turistica, portano soldi, deve essere, no, questa deve non è essere... città turistica, chiaro, mi scusi. C'è anche questo in qualche maniera, dai, però soprattutto non è il weekend, lei dice durante la settimana no, sono i giovani nostri che escono, sono fanno i giovani rumori, che evidentemente hanno tempo. Io quando andavo all'università, tempo per andare fuori a divertirmi ne avevo ben poco. No, lo so. E ho finito anche in 8 anni. Adesso, però in effetti... lei ha fatto ingegneria, io altro. Lei ha fatto una cosa seria. Allora diciamo, si devono dare gli incentivi finché i giovani finiscono presto l'università. Vabbè, ma basta mettere mezzanotte... Si vuole favorire questo tipo di esercizi. A mezzanotte si spegne la musica. Bere, no? Abituare a bere e a condotte, diciamo, di vita che non sono proprio, come dire, non innalzano il livello generale medio, ma evidentemente forse questo fa comodo. Vabbè, non bisogna anche essere eccessivamente puritani, perché sennò dopo uno se la deve godere la vita. Puritani no, ma fa comodo, 4 sere a settimana, fa comodo? Perché allora... Ho capito, però Bertoni, non è che sono quelli... Allora, ci sono anche quelli che tutte le 4 sere escono, giovani, però no? Io magari esco il mercoledì, cioè io, un giovane esce il mercoledì, quell'altro il venerdì, è vero, però... Giovane una volta, giovane. Una volta, dico io, stavo... Ormai non siamo più giovani, dai. Mi stavo... Tutto, ho capito, però. Il troppo stroppia, sempre. Va bene. Ma a Trieste i ragazzi si lamentano che non c'è niente, quindi di troppo è io non vedo problema, tutto questo troppo. No. Purtroppo, parliamo ad esempio proprio di via Torino. Esattamente. È una via sfortunata, nel senso, è fatta male, è stretta, a sti palazzi, quindi già noi quattro la disturbiamo. Ma infatti, ecco. Però da qui andare i giovani, quando studiavo non mi volevo dei casi, mi sembra un po'. Insomma, si distribuisce su punti li mandiamo diversi, tutti in collegio. Si distribuisce per esempio su punti diversi, non si può fare 4 sere. Ma non possiamo distribuire, cioè se un privato decide di aprire là un locale o meno, ormai le licenze sono libere, giusto? Quindi noi non possiamo dare un ordine e dire no, tu qua puoi aprire, tu non puoi aprire, giusto? Ognuno è libero di aprire, se rispetta le USL, le varie regole. Già per pensare, via Torino, se fosse possibile, con dei teloni, diciamo, per ammortizzare il rumore acustico sopra. È certo che è impossibile. Anche perché noi qua abbiamo anche la bora.
Certo, quindi qualsiasi no, cosa per che il periodo estivo, cioè, No, ma sto fare anche con la Boremega, ha detto. Sì, sì, no, ma nel pensare a Tempra, se lei dice che sia pensare di mettere il Teleoni o altro, pensare di mettere il Teleoni o altro è una cosa impossibile. Bisogna cercare di, tra virgolette, responsabilizzare l'esercente, perché bisogna dare. Allora, se una persona sta fuori abbiamo locale, raccontato le multe, le hanno prese, anche belle sonore a proposito. Sì, no? Cioè, per, però tante volte magari la multa, uno preferisce prendere una multa e guadagnare che qualche soldi, andare a riprendere il cliente. Poi vorrei intendersi, ricordare no? Che abbiamo anche un regolamento Movida. Esatto. Che è alquanto severo negli orari. Appunto, molto restrittivo. Però molto a, restrittivo. A me hanno detto che vanno avanti fino alle 4 di mattina. Ma allora non sarà probabilmente a chiacchierare all'esterno, ma esatto, no, non fanno esatto musica. Allora, ma noi non possiamo vietare a delle persone, magari che si trovano in gruppo, di chiacchierare. Ma è una cosa che è impossibile, soprattutto perché non è che parlano di politica, di partite a scacchi, sono ragazzi che si trovano due sere alla settimana e che, come non è possibile? Non è possibile, mi hanno detto per esempio che ma se hanno, se hanno difficoltà i professori presente, nelle scuole medie a tenere calmi i ragazzi, hanno difficoltà i professori nelle scuole medie con gli alunni in classe a tenerli calmi, figuriamoci la sera a dei ragazzi, si va sui 20-25 anni, all'esterno di un locale, più di tanto anche l'esercente cosa può fare? Bisogna andare a sensibilizzare sia i clienti che il titolare dell'azienda rispetto altrui, che non è una cosa semplice, cioè qua è una battaglia contro il mulinamento, perché ce n'è voglia di parlare e di fare. Purtroppo è una cosa molto difficile. Per esempio, è una battaglia nell'ambito della quale il comune può giocare un ruolo con il fonometro che ha in dotazione. Basta semplicemente formare il personale per avere le competenze per fare queste misure e andare ad applicare i limiti che adesso saranno. I nostri figli, poi quindi li manderemo a divertirsi sul. No, Paola, scusa, me lo fai rivedere? I nostri figli li manderemo a divertirsi sulla diga, mi pare, no? Ci fosse scritto. E noi andremo a letto alle 8 come le galline. Sì, vabbè, però alla diga ricorderete ogni volta che sono tutti gli anni c'è il problema per il troppo rumore che comunque arriva fino in città. Anche no? Le telefonate a Sveglia Trieste tutte le mattine di chi si lamenta. E il discorso del fonometro. Poi volevo stire il discorso del fonometro, giustissimo. Però come anche lei ha fatto prima presente, ha studiato università, quindi probabilmente ha fatto poca vita notturna, sociale, è una cosa, cioè tu non puoi andare in mezzo a una compagnia che, cioè, anche se arriva la persona con il fonometro in mezzo a una compagnia che sta parlando, cosa succede? Questi qua parlano, iniziano a cantare probabilmente, fanno karaoke, come gli metti il microfono davanti, come risposta ironica. Come risposta ironica, perché se tu prendi una compagnia di 20-30 ragazzi, arriva là uno col microfono, cosa fa? No, vabbè, bisogna stare lì vicino, non farsi vedere, cioè, il 007 del fuoco. No, che è un discorso delicato da risolvere, non è che lo risolvi col fonometro. Torno a dire, bisogna cercare di sensibilizzare. Era uno strumento che non c'era, che finalmente adesso c'è, di cui ci abbiamo parlato per anni. E poi io devo dire che dal mio punto di vista, rispettando le posizioni di tutti, perché chi è più restrittivo, chi è più largo di manica, però voglio dire, se faccio un confronto della mia giovinezza rispetto a quel che succede oggi a Trieste, mi sembra che Trieste sia una città, anche nelle ore serali, assolutamente più vivace e più invitante rispetto ad una volta. Tanto che ci sono, che ci sono anche tanti turisti che arrivano anche da zone vicine, ma però arrivano magari a farsi la serata per l'aperitivo, eccetera. Poi voglio dire, i regolamenti ci sono, quel che serve, siamo sempre là, maggiori controlli. Questo secondo me è un discorso per far rispettare i regolamenti. I regolamenti ce li abbiamo, però voglio dire, dobbiamo essere comunque una città anche nell'impronta turistica aperta e accogliente. Fortunatamente, tra un po' anche la polizia municipale potrà uscire notturna, una cosa che prima non poteva fare. Ritorna no, a quello, come no? Fino alle 2 no, quello. Ma sì. Fino alle 2 sì. Il regolamento prevede al massimo le 24. Sì, ma lei prima parlava delle 4 di mattina. Lei parlava delle 4 di mattina, giusto? Sì. Finalmente anche la polizia locale potrà uscire a fare le visite notturne. La polizia locale fino alle 2 prima poteva intervenire, la presenza della polizia locale o della polizia di Stato, ma no, fino alle 4 agisce da deterrente. No, si risolve prima la situazione. Io sono il primo che va a dire che bisogna mettere più polizia locale, più polizia di Stato, carabinieri, vigili del fuoco,
tutto. Insomma, ho capito, diciamo, che qualche tempo fa, non molto, era un po' più smorta Trieste, quindi per quello la Bertoni non usciva, ho capito. I ragazzi tutti in ospizio perché oggi non si può più divertire. Insomma, è chiaro che poi qua insomma, si dopo gioca magari abbiamo un pubblico molto con il Porto Nuovo, la zona della Movida magari si sposterà all'interno del Porto Vecchio. Si sposterà magari all'interno del Porto Vecchio. Allora, siccome... E finalmente qui via Torino potranno dormire. Ma non lo so, ma a parte che poi sapete, queste sono anche mode, no? Che si spostano in locale che funziona. Una volta c'era Piazza della Borsa. Quando ero io giovane c'era Piazza della Borsa. Ah, ecco. Tutto finiva presto. Tutto si concludeva. Bene, tasse di soggiorno. Qua abbiamo scatenato tappi per le orecchie, ma basta, non vi va bene niente. Vedete, poi si scatena un dibattito anche su questo attraverso gli SMS, no? Perché... Si sposterà poi la Movida in Porto Vecchio? No, non lo so. No, ma io non mi auguro che ci sia la Movida solo in Porto Vecchio, cioè nel senso, ritengo che il Porto Vecchio debba diventare parte integrante della città e che la città venga vissuta in tutte le sue parti. Adesso, cioè, non significa che Movida è andare contro i regolamenti, cioè può esserci anche una Movida. Io chiudo il bar alle 10, ma se i clienti restano fino alle 2 non posso farci niente. No, poi anche questo. Appunto, deve intervenire qualcun altro. Sono d'accordo, infatti non è l'esercente. L'esercente gestisce le cose fino a una certa ora, dopodiché ci deve essere qualcun altro che interviene a disperdere le persone che rimangono lì. Assolutamente, ma non ho detto il contrario. Perfetto. Ho detto che bisogna sensibilizzare l'esercente, perché tante volte l'esercente preferisce anche far finta di niente. E il cliente. Ma allora, a noi hanno detto tutti che gli esercenti che sono, diciamo, reiteratamente non rispettano le regole sono quei due, tre, le classiche mele marce che rovinano il paniere. Quindi non diciamo che molte volte succede questo, perché non sarebbe neanche corretto. Ma non ho detto questo, ho detto che tante il volte... Il problema è che... L'esercente vista non riesce. La configurazione, come ha detto lei prima, della zona, i ragazzi o comunque diciamo gli avventori tendono a restare concentrati in quella zona. Sì, bisogna trovare degli espedienti per disperderli. Non è che può arrivare la polizia con sfoglia gente e mandar via le persone, no? Cioè, se la gente si ferma a chiacchierare, soprattutto per il clima estivo, perché si trova bene, perché hanno iniziato la serata e poi stanno là all'esterno, non è che uno. In che modo li mandi via? Non è che uno può essere prepotente o usare, perché dopo dall'altra parte se si inizia a dar multe, cioè se ogni giorno adesso noi mandiamo un squadrone di 20-30 poliziotti a sorvegliare, cosa viene fuori? Che hai voglia. Sì, certo. Però ritengo che se ci dovessero essere degli schiamazzi eccetera, uno si dà un attimo una calmata, no? Logico, nel momento in cui arriva. Ma deve essere questo. No, anche deve perché essere ci sono questo. Degli articoli del codice penale che riguardano il disturbo della quiete e il diritto al riposo delle persone. Che è importantissimo. Ecco, quindi queste situazioni creano un problema da questo punto di vista, bisogna risolverle, non si possono lasciare così. Guarda, su questo sono d'accordo. Bastava fare i fuochi alle 11, scriveva qualcuno, no? Andava anche più persone a vederli. Insomma, vabbè. E, siccome volevo tornare all'imposto qua su cosa? No, tassa di soggiorno, volevo capire per voi come dovrebbe essere applicare questi soldini che pagano i turisti che vengono qui, eccetera, che dovrebbe essere poi reinvestiti nel comparto turismo, chi li gestisce, su cosa? Sì. Allora io faccio proprio un passo indietro, perché nel 2018 abbiamo approvato la delibera appunto che regolava l'imposta di soggiorno. Però vorrei ricordare che in quell'occasione c'è stato un voto favorevole anche da parte delle opposizioni per un impegno dell'assessore al turismo Bucci, che è molto chiaro che ha preso quella volta rispetto alla ripartizione dei fondi, nel senso che diceva che ci sarebbe stata una cooperazione con tutte le categorie. In base anche a questo suo forte impegno c'è stato poi il voto favorevole da parte delle opposizioni. Andando a ridiscutere le modifiche al regolamento, avendo inserito l'articolo 18 che parla di trasferimenti all'interno del nuovo regolamento, c'era ovviamente lo spazio per presentare un emendamento che preveda un tavolo di concertazione, ma anche per elaborare assieme delle strategie e poi dove investire le risorse, assieme a chi si occupa
di turismo nella nostra città, perché sono le categorie sono quelle che hanno il contatto immediato con il turista, quindi hanno anche un feedback che arriva subito. Quindi il nostro emendamento era proprio indirizzato, uno, alla partecipazione, che fa parte poi anche del programma del sindaco, dove si parla di partecipazione a 360 gradi, da quella dei cittadini alle categorie, alle circoscrizioni, eccetera. E poi si voleva appunto ribadire questa volontà di partecipazione sull'investimento dei fondi provenienti dall'imposta di soggiorno. Ma purtroppo, ripeto, il regolamento, il nostro emendamento non è stato accolto, e dal mio punto di vista è anche un peccato, perché se la volontà politica c'è, cioè nel senso, nel momento in cui Bucci aveva preso questo impegno, l'assessore De Santis continua a ribadire di voler incontrare le categorie, mi chiedo perché motivo non dar concretezza a queste parole e inserirlo all'interno del regolamento. Perché era già chiaro. Cioè? È già stato detto e ridetto che appunto... Una cosa è dirlo, un'altra cosa è inserirlo nel regolamento, perché quello che c'è scritto, no? Cioè la buona volontà nel momento in cui si concretizza negli atti, qui l'avremmo avuto scritto proprio nell'articolo 18, nel primo comma. E questo vale anche per il piano di oggi. Cioè? Vale anche per il piano di oggi. La volontà si concretizza negli atti. La volontà è quella di alzare i limiti in una zona molto ampia, senza andare a verificare effettivamente se la zona può essere un po' più stretta, in modo tale da porre, come dire, sì, dei limiti più alti, ma in una fascia più stretta, è quella di andare in conflitto con la normativa nazionale che prevede per gli impianti a ciclo continuo l'applicazione di un criterio molto stringente, che invece adesso per il comune risulteranno esentati dall'applicazione di questo criterio. Allora, c'è un decreto ministeriale che dice che non sono esentati nella situazione di inquinamento acustico che si registra a Servola? Il regolamento comunale dice no, sono esentati. Ma al di là di quello, se no ci confondiamo le idee, e sulla tassa di soggiorno? Sulla tassa di soggiorno Stanno sbagliando, stanno facendo bene, cosa dice? Allora, noi abbiamo appunto... Giusta la tassa di soggiorno, assolutamente, scrivono via sms. Non è in discussione la tassa di soggiorno, il problema è la condivisione delle linee di indirizzo per gli investimenti da fare con questi soldi, che sono soldi che delle categorie ben specifiche fanno arrivare al comune. Ok, quindi queste categorie hanno, come dire, un interesse, sono portatori di interesse all'interno di questa di questo regolamento, specifici, che possono giustamente esprimere delle linee di indirizzo che l'amministrazione giusto prenda in carico. Esatto, però questo tesoretto lo devono gestire loro, cioè questo no, mi sembra no, lo devono gestire assieme. È una forma di bilancio partecipativo. Questa famosa cabina di regia, no? E su questo avete trovato l'accordo o no? No. Hanno rifiutato. Questo fondo lo dovrà gestire il comune da solo, voi dite? Con un tavolo. No. E cosa cambia? No. Non è così. No, ma non c'è scritto da nessuna parte. Non c'è scritto, neanche questo avete scritto, capisci? No, cioè, questo... viene citata la legge regionale, ma siccome c'è un ricorso da parte del comune, nel momento in cui il comune dovesse avere ragione, quell'articolo non è più valevole e non c'è nessuna alternativa all'interno del regolamento che prevede la possibilità di andare a discutere con chi porta quell'introito al comune riguardo agli investimenti da fare. Se questo è una forma di condivisione, lo lasciamo, diciamo che è stata un'occasione mancata. Questa. Ma adesso così non è modificabile. No. Adesso per il momento non è più modificabile. No. Ma non c'è neanche l'intenzione. Non c'è l'intenzione. No. Però allora, quello che poi mi sta più a cuore, al di là della, diciamo, della questione tecnica di come gestire questi fondi, chi coinvolgere, che è il tema su cui ci siamo un po' confrontati, più scontrati, diciamo, in Consiglio Comunale, è cosa fare di quei soldi, no? Perché il famoso percorso, il rifacimento di tutte la segnaletica per quanto riguarda il turismo, eccetera. Come vanno investiti quei soldi, secondo voi? Il discorso della segnaletica, secondo me, è uno dei prioritario, assolutamente, anche perché ha un costo abbastanza elevato. Dopo sicuramente bisogna trovare come valorizzare
le strade, anche magari la stessa pulizia delle strade cittadine, perché i turisti vengono anche sporcano. Qua tassa di soggiorno pro Miramare scrivono, ma la gestione però è statale, no? Quello è statale. In teoria. Qua ne abbiamo parlato settimana scorsa, ricorderete, se la gestione del Castello di Miramare passasse sotto la regione, allora potremmo discuterne, ma quando scrivo prima del soggiorno non viene spesa per la necessità dei residenti, i commercianti hanno già gli incassi dei turisti. Cioè, perché non viene spesa per le necessità dei residenti? Per esempio, fateci capire, no? Qualche idea, proposta. E per lei, Bertoni, si spendono questi soldi? La tassa di soggiorno di fatto si traduce in un aumento del costo della stanza o del periodo, diciamo. Quindi per gli esercenti, in questo caso gli alberghi, i bed and breakfast, eccetera, si traduce, come dire, in una perdita, chiamiamola, di competitività, in una maggiore difficoltà a stare sul mercato. Al tempo stesso abbiamo visto che comunque questo istituto ha portato un introito importante, perché comunque c'è un afflusso turistico in crescita, quindi onestamente chiedere agli esercenti giustamente di far pagare ai turisti questa tassa di soggiorno, per noi è un'opportunità di andare a sviluppare un percorso partecipativo insieme agli esercenti per andare incontro alle loro esigenze, ascoltando le loro istanze, indirizzando gli investimenti del comune in accordo a quelle che sono le loro esigenze prioritarie, visto che questa amministrazione vuole investire sul turismo, voleva arrivare fino a oltre un milione di turisti. Allora, intanto abbiamo il premio, tassa di soggiorno domani lo elimino, solo cucina, camera e bagno, così non paga la tassa sul soggiorno. Mi solito il problema. Esatto, ma al di là di questo, qui scrivevano per esempio riasfaltare, utilizzare quei fondi anche per riasfaltare via Carducci, diciamo anche quello è accoglienza della città, pulizia della città, non so se possono dirottare anche su quello, forse come io credo che per i residenti, come gli esercenti, prima, ovvero gli alberghi, i bed and breakfast, ci potrebbero meglio dire quali sono le priorità per loro anche rispetto certo. al turismo. Non so se si possono ad esempio appunto girare per riasfaltare la strada, questo è da vedere, se può essere utilizzato qua, no? Non credo, però giustamente come dice la consigliera Bertoni, è chiaro che su finanziamenti che si rivolgono direttamente poi al tema turismo, chi si occupa di turismo è il più esperto e competente in campo. E poi io vorrei sottolineare anche un altro aspetto. Giustamente, come ha sottolineato appunto la Bertoni, la tassa di soggiorno rappresenta anche per gli imprenditori della gli albergatori eccetera un onere in più, perché dovranno comunque avere un personale che si occupa anche di rendicontare, di fare tutti i conteggi e tutti questi aspetti qua, che non sono assolutamente degli oneri piccoli. Quindi cioè, anche dice l'albergatore avrà, che sa che ha un tot di persone ogni mese, che quelle persone hanno pagato un tot per la tassa di soggiorno, deve fare i conti di quanto lui ha raccolto di questa tassa di soggiorno. Sì, e dopo dovrà riversare. E anche tutti i moduli. Esatto, avrà anche... Ma è così ovunque però. Sì, no? Però cioè, anche questo aspetto qua amministrativo comporterà anche dei costi. Per chi si occupa, cioè, vado a memoria, Milano mi pare che sia il massimo la tassa di soggiorno, no? 5 euro addirittura, vado a memoria, no? Quindi, ecco. Cioè, quindi voglio dire, anche bei soldi per che... non, sì, però per non far, cioè, che sono dei soldi che vanno, non devono essere interpretati solo come una boccata d'aria per il comune, cioè nel senso chi si deve essere reinvestito, sì, ma chi si impegna per far arrivare per legge, la tassa, no, di però, soggiorno, è giusto dal mio punto di vista che non la senta come esclusivamente un onere, ma anche come uno strumento che può essere di aiuto anche a chi si occupa di turismo nella nostra città. Anche perché, quindi da questo punto di vista devono essere coinvolti. Comunque gli stessi albergatori si appoggiano anche sulla politica del turismo che fa il comune. No, ma assolutamente. Cioè, è tutto però quanto un cerchio, voglio dire, perché il comune anche fa investimenti su questo. Però da questo punto e di vista in questo periodo gli alberghi sono sempre pieni. Però sono, come dire, degli attori attivi in questo processo qua, all'imposta di soggiorno. C'è il regista e c'è l'attore. Sì, però cioè, sono tutti quanti coinvolti in questo. Però da questo punto di vista dovrebbero cooperare. Assolutamente. E invece c'è e ci sarà. Cioè, non avendo accolto l'emendamento, cioè sostanzialmente noi non lo mettiamo per iscritto, e dal mio punto di vista è un peccato. Non mettiamo per iscritto cosa?
questo aspetto qua, cioè, che deve esserci una cooperazione tra l'amministrazione comunale nel pianificare gli investimenti che provengono e da chi si occupa. Però loro dicono che i soldi li stiamo noi sentiti gli attori. Assolutamente. Sì, ma ci sono varie formulazioni, vari gradi, no? Una cosa è sentire, una cosa è sedersi allo stesso tavolo, una cosa è definire assieme. Allora, se si vuole creare un sistema virtuoso dove la tassa di soggiorno non sia percepita come un balzello da chi arriva e da chi deve applicarla, è stato dimostrato che non è stata sentita come un balzello, perché la gente è venuta lo stesso. Assolutamente, ecco. Ma affinché non cada in questo, anche in questa, c'è quasi dappertutto ormai la tassa di soggiorno, è importante che ci sia un forse sistema. No, Paola, ce lo fa rivedere, mi perdoni, perché forse questa è la risposta alla domanda che abbiamo posto noi a quel telespettatore. La necessità per gli esenti cosa sono? Per esempio, il trasporto pubblico, le pulizie, polizia, giardini pubblici. È giusto che tutti i triestini abbiano benefici dal turismo. Certo, allora questi soldi raccolti, ma per legge che io ricordi, così come nelle altre città, devono essere investiti nel turismo. È vero che forse l'asfaltatura può non esserlo, ma la tenere pulita la città... Allora, sicuramente, questo qua è un tavolo, c'è modo, bisogna sentire sicuramente gli albergatori, i ristoratori, diciamo chi vive di turismo. Certo. Bisogna sentire anche chi subisce il turismo, quindi i residenti, si è fatto appunto presente anche con questi messaggi. Il comune deve fare da tramite, sentire più persone e poi decidere di mettere i soldi dove lo ritiene più opportuno, anche su futuri investimenti, perché quando si decide di portare una manifestazione o altre cose ha un costo. Sì, certo, quindi i soldi vengono spesi per quello. Un flash vi chiedo, Repini e poi Bertone. Volevo aggiungere che dal mio punto di vista sarebbe anche poi molto corretto, poiché i turisti pagano la tassa di soggiorno, render conto anche ai turisti degli investimenti che si sono fatti, quindi anche per il turista. Cioè la tassa di soggiorno quest'anno ha fruttato questo. Sì. Esatto. E sulla tassa di soggiorno appunto ribadisco che affinché non venga percepita come un balzello o che non si traduca in qualcosa di questo tipo, è importante avviare un processo partecipativo più marcato possibile affinché si instauri un sistema virtuoso dove il comune va a liberare alla fine budget che viene in questo modo preso e dedicato al turismo. Quello che il comune fino adesso dedicava a quello lo libera e va quanto sarà la tassa a soddisfare le esigenze dei residenti. Quanto sarà? Dipende dalle categorie, un euro, fino a 2,50 euro, sembra. Sì, dipende dalle stelle dell'albergo. Certo, chiaro. Allora, bene, grazie. Ci fermiamo qui con questa parte. Allora, dopo la pubblicità avremo, come anticipato, il dottor Fabio Franceschi, noto per quel post Franchi, giusto? Ha ragione, grazie. Noto perché noi l'abbiamo incontrato in questi anni per la questione COP. Sapete, era un ex socio COP, quindi faceva parte del comitato. E noto in questi giorni anche per quel post che ha fatto il giro di tutto il paese, quindi cerco un bimbo affetto da orecchioni, insomma, e quindi poi ha scatenato diverse polemiche. Nell'ultima parte le primarie del PD con tre ospiti. A tra poco. Invece di guardare cose serie, guardano la formichina, non vedono l'elefante, ma guardano la formichina. Così il dottor Fabio Franchi, infettivologo, risponde alle polemiche dopo il post lanciato ieri su Facebook in cui affermava di cercare un bambino, preferibilmente delle Marche, con la parotite, i cosiddetti orecchioni, per un esperimento, richiesta ritirata in seguito al mare di polemiche innescatesi in rete. Oggi i carabinieri del nucleo del NAS gli hanno fatto visita nella sua abitazione nel centro di Trieste, un controllo votato ad accertare che si trattasse realmente di un post realizzato dallo stesso Franchi e non di un fake. Si è assunto la totale paternità dello scritto, hanno rivelato i militari dopo il colloquio faccia a faccia, a seguito del quale i NAS hanno relazionato sia al Ministero che alla Procura. Al momento però non si sa se verrà aperta o meno un'indagine in merito. Perché lo so io perché è una stupidaggine? Perché non c'è niente. Possono anche controllarmi le telefonate, non c'è niente, assolutamente niente. Era un post scherzoso.
In giornata anche la precisazione dell'Ordine dei Medici di Trieste. Il dottor Franchi non è più iscritto all'Ordine triestino da diversi anni, si legge nella nota, e pertanto al momento non sussistono i presupposti per un intervento diretto da parte dell'istituzione ordinistica. Ciononostante, l'Ordine esprime forte preoccupazione in merito alle discutibili modalità con le quali si affrontano questioni inerenti alla salute pubblica, confidando nella pronta azione degli organi competenti. L'Ordine ricorda altresì che l'esercizio della professione medica è subordinato all'iscrizione all'apposito albo professionale. Stando alle parole di Franchi, però, tutta questa vicenda si risolverà in una bolla di sapone quando, a breve, svelerà la sua verità. Non mi nascondo per niente. In questo caso qua non posso dire esattamente di cosa si tratta, lo dirò appena avrò questa possibilità. Non vedo l'ora che arrivi presto questo momento e lo farò, e tutto quanto si risolverà con una gran risata, ecco, da parte di tutti quanti, mi diranno mamma mia questa roba qua quanta vita. Allora, vediamo se è arrivato il momento per svelare quello che è successo. Buonasera, ben trovato Fabio Franchi. Buonasera a tutti. Allora, facciamo un passo indietro. Possiamo dire, può svelare stasera, può dirci perché quel post, cosa aveva in mente, quel post, cosa sta succedendo? Era un po' un richiamo ad una intervista fatta al professor Lopalco, che aveva parlato di migliaia di bambini che volontariamente, bambini volontari, che si erano prestati a degli esperimenti. Allora, questo aveva suscitato diverse critiche e io ho fatto un po' un richiamo. Una provocazione. Una certa provocazione, perché naturalmente i bambini non possono essere dei volontari per degli esperimenti. So che in Italia ci sono state delle sperimentazioni di cui ho parlato anche in un ultimo post. E comunque quello che sfugge al grande pubblico è che si sta facendo attualmente un grande esperimento che è proibito dal codice di Norimberga, perché si tratta di un esperimento obbligatorio. Quale? È quello delle 10 vaccinazioni, prima 12, cioè adesso 10 vaccinazioni sono obbligatorie. Questo è un esperimento obbligatorio. Perché non c'è nessuno studio che prima abbia valutato la differenza di risultati tra bambini vaccinati con 10 vaccinazioni e bambini non vaccinati. Quindi è un esperimento. Ma il calo della sicurezza del gregge, cioè no, l'esigenza per cui si deve vaccinare. Non bisogna confondere. Quella è la giustificazione che non regge. Quella della protezione di gregge, e volentieri potrei spiegarlo, ma questa sera siamo stretti, mi pare di aver capito, no? Ecco. Ma il punto è che non vengono proposte delle vaccinazioni, vengono rese obbligatorie. Allora, ho citato il codice di Norimberga perché il codice di Norimberga è stato stilato dopo che si è visto quello che hanno fatto i medici nazisti nei campi di concentramento e anche certi medici americani nei campi di prigionia o nelle carceri americane. Questo obbligo di legge voluto Lorenzin allora, è una procedura da Norimberga. Esattamente, è un esperimento obbligatorio che è proibito dal codice di Norimberga. Che sia tale, me lo ha confermato pubblicamente in un confronto radiofonico il professor Pregliasco, e io ho a disposizione questa registrazione, se voi la volete avere. Cioè, lei allora, dice in qualche maniera mi spiego una decisione nazista un po' imporre 10 d'obbligo. Mi spiego un attimo. Se io dimostro che diciamo che lei può sopportare bene un'aspirina, o se io dimostro che lei può sopportare bene, adesso semplifico, certo, no, naturalmente, sì, un altro antidolorifico, questo non vuol dire che se io somministro sempre a lei 10 di questi antidolorifici contemporaneamente o in un periodo ristretto sia la stessa cosa. Uh-huh. E quello che sta avvenendo molto peggio. Comunque
Il fatto è incontestabile, infatti io lo posso dire pubblicamente anche qua e come l'ho detto pubblicamente i miei numerosi post. Ne ho scritti, penso, centinaia. Nessuno mi ha mai contestato niente, efficacemente, si intende. Allora, nella scienza sappiamo che la scienza non è democratica. Uno potrebbe avere ragione e tutti gli altri torto. Quindi bisogna ragionare sugli argomenti. Argomenti non mi sono stati forniti tali per dimostrare che ho torto. Io sono disposto a riconoscerlo quando questo succederà. Ma quindi, questo suo scritto su Facebook, che ha fatto il giro d'Italia, ha scatenato una marea di polemiche. Sì, 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 sì. Perché è stato è stata montata la panna, diciamo. Lo ha fatto, ecco, per quello. Oppure allora, c'è qualcosa posso, dietro io, per cui... Io posso... c'è una spiegazione. Ma non la do per i motivi che ho già detto, che è inutile che ripeto. Ma io ci faccia solo capire, cioè è uno scritto punto lì, posso... dovuto a una provocazione che lei cercava di fare per ritornare sul dibattito dei vaccini, anche perché, oppure c'è un bambino che lei sta cercando? Come ho spiegato, è un post un po' scherzoso, un modo di scherzare che non tutti apprezzano, beh, insomma questo è ben accettabile. Ma diciamo quello che posso dire tranquillamente, non so, magari mi avranno controllato le telefonate, possono averlo fatto, non c'è nessun problema, appunto perché non ho fatto niente che vada contro la legge, niente contro il codice deontologico medico, tant'è vero che ho chiesto un incontro anche con il presidente dell'Ordine dei Medici di Trieste, che dice che lei non Trente, è iscritto all'ordine, che no? Non sono iscritto, ma anche se fossi iscritto non avrei nulla da temere dall'Ordine dei Medici. Infatti ho chiesto un incontro per chiarire. Posso dire che non si tratta di fare... Allora, uno studio non può essere fatto su un bambino, no? Una sperimentazione scientifica. Ma sperimentazione è una parola che viene usata anche allora, in maniera... Però lei dice allora, in questo momento c'è una sperimentazione in Italia. Loro lo possono fare, io lo scrivo su Facebook e scateno una polemica. Questo è qualcosa del quindi genere. Quindi non c'è un bambino essere. Che lei sta cercando, diciamo, soprattutto nelle Marche poi. Come mai nelle Marche? Sì. Allora, c'è una ragione per allora io dovrei spiegare tutto quello che ho già detto, ma voglio dire che non si tratta di fare nessuna terapia, non si tratta di fare nessuna visita a un bambino, non si tratta di prescrivergli alcunché, alcun esame, eccetera. Quindi questo non c'è, tutto il resto che è permesso dalla legge io posso farlo. E non sono tenuto a confessare chissà quali peccati, appunto perché non si tratta di nessun peccato, di nessuna cosa di cui debba temere. Però, come ho detto, non posso dirlo, lo dirò, appena avrò la possibilità lo dirò. Ma i giornalisti non dovrebbero perdere di vista le cose importanti per stare dietro a queste che sono delle stupidaggini, secondo me. Comunque. Io ho capito, però comunque, secondo me la sua, adesso ce lo svelerà, non so se era l'ho capito, non ce lo vuole ancora dire. Non dipende da lei? Non dipende da me. Quindi coinvolge una famiglia? Un bambino? Lei mi vuole fare delle domande. Perché secondo me la sua è una sola provocazione per dire io sono il cattivo sperimentatore, ma allora lo Stato, cioè il governo che vuole invece sperimentare sui bambini secondo la sua visione, perché non viene perseguito, definiamola, la faccio semplice. Oppure c'è una famiglia che le ha chiesto qualcosa. Ho capito. No. No. Non me lo vuole dire. No, l'ho già detto, mi dispiace. Quando per ci lei, sarà se si aspettava, una svolta allora su questo. Lei lo saprà per primo. No, grazie. Ecco, io le telefonerò prima a lei e dopo a tutti gli altri. Ma e questo vuol dire che c'è una svolta? Ho un'idea in testa, certo, ma una cosa di un'estrema banalità. Per cui poi la gente si metterà a ridere e dirà, ah, cavolo, era questo. Lei è un medico Novax? Allora... Novax è una definizione che è stata appioppata a quelli che sono critici verso magari, i vaccini. Oltre che i contrari. Ecco, ma io ho delle posizioni che posso mettere in discussione,
Penso di avere ragione, perché se no non parlerei naturalmente, ma se uno riesce a dimostrarmi che ho torto, io sono disponibile a cambiare posizione. Questo è successo nel corso della mia carriera e potrebbe succedere anche adesso. Ma quello che succede adesso è che io ritengo di essere abbastanza preparato, non si è mai molto ben preparati su questo argomento qua. E quelli che devono contestarmi sanno solo offendere, anche pesantemente, ma non rifiutano il confronto. E quando accettano il confronto, perdono. Perché lei dice, non c'è nessuno che sostenga che quello va bene vaccinare, che c'è una giustificazione scientifica per questo, dice. Però, l'argomento è piuttosto vasto. Io ho portato qua anche uno specchietto, se vuole. Cos'è? Riguarda una questione che è saltata fuori pochi giorni fa, sul bambino immunodepresso che non poteva andare a scuola. A scuola, ecco. Certo, perché gli altri bambini... Alcuni non erano vaccinati. Ecco, certo. E questo qua, io ho esaminato tutti i motivi per cui la vaccinazione dei compagni, in uno specchietto così, non dà nessuna garanzia per il immunodepresso. Però se vuole peggiorare. Io glielo lascio. No, però nel senso che questo bimbo, se vuole riprenderlo, mi fa un favore, così uno si può fare un'idea direttamente. È una cosa che ho scritto io, di cui ho la responsabilità, quindi non è responsabilità vostra. Secondo lei, per esempio, questo vaccino influenzale di tipo B, il relativo vaccino è scarsamente protettivo? Cosa vuol dire questo? Contro l'Haemophilus influenzae, che non è il virus influenzale, è un batterio Haemophilus, che si chiama Haemophilus influenzae di tipo B. Ecco. E prima della, tanto per dare un'idea dell'efficacia del vaccino, nel 2016, prima dell'obbligatorietà, ci sono stati in Italia 12 casi, in tutta Italia, quindi... Sono cifre ridicole. Quel bambino, qua lei cita la varicella, la rosolia, morbillo, parotite, pertosse, epatite B. Tutto. Quel bimbo, anche se va a scuola, non rischia poi. Allora, per queste ragioni qua... Però il fatto che siano limitate, scusi dottore, poi torno. Sì. Il fatto che siano limitati i rischi non li escludono, però, capisce? E quindi quando questo bimbo che è immunodepresso, il bimbo allora, che aveva fatto un ciclo di chemioterapia, ne abbiamo raccontati tanti di casi in questi mesi, certo, no? E torna a scuola, non può tornare, lo desidera, è un bambino, vuole tornare alla normalità e non ci può andare perché gli altri non sono vaccinati, alcuni magari. Sì, ma non è... Per il fatto che ci sia un piccolo rischio che lui contragga magari delle malattie... Sì. Perché lei ha un'informazione limitata, se posso permettermi. Per esempio, faccio un esempio solo, ma le ho considerate tutte le vaccinazioni. La vaccinazione antipertosse è controproducente, nel senso che se riesce a dare una protezione individuale, e non sempre perché la vaccinazione è molto scarsa come efficacia, se riesce a dare comunque non impedisce l'infezione nel faringe e quindi chi ha fatto la vaccinazione è più facile che sia portatore sano del batterio e non riesce a eliminare bene o velocemente l'infezione. Quindi è controproducente la vaccinazione antipertosse e poi quelli che sono vaccinati, no, possono contagiare con il virus vaccinico. La probabilità è piuttosto bassa, ma dato che le vaccinazioni per gli studenti... Esatto, con virus vivi, lo ha detto anche il professor Burioni, questo, quindi penso che sia vero, contagiare l'eventuale bimbo immunodepresso. Che deve fare quel bimbo immunodepresso? Allora, l'immunodepresso... il discorso è complesso, ecco. E le cose complesse non può essere risolto in due parole, ma cercando di semplificare al massimo, ecco, quando il bambino è veramente immunodepresso deve stare a casa e isolato, non può andare a scuola. Quando si riprende sufficientemente, allora si può andare a scuola e ha una certa dose di rischio. Ma per tutta una serie di batteri o di infezioni che può prendere, che comunque, che trovi compagni vaccinati o non vaccinati, comunque a quelli è esposto. Ecco, poi il bambino così che deve essere trattato per un tumore, per esempio, allora gli vengono fatte le vaccinazioni prima. Infatti l'antivaricella...
l'antivaricella veniva fatta in previsione del trattamento oncologico in modo da dare una copertura al bambino. Poi tra l'altro la varicella non è obbligatoria. Esatto. Non è è obbligatoria adesso a partire dal 2017. Quindi quelli che sono nati prima possono andare a scuola senza aver fatto la vaccinazione antivaricella. Quindi viene esaminato punto per punto, vaccino per vaccino, il motivo per cui il bambino immunodepresso non può considerarsi protetto se gli altri sono vaccinati. Mi dice l'ultima cosa, poi la salutiamo, dottore. C'entra qualcosa le Marche o no? C'entra, no? No. C'entra le Marche perché ho degli appoggi, delle conoscenze da... E se è Trieste? Cosa? No, se è Trieste, con gli orecchioni a Trieste. Sì, sì, ma adesso, allora, dato che c'è stato questo equivoco, naturalmente, posso capire che mi sono espresso male, che possa aver generato l'equivoco. Allora, adesso in questo momento qua non cerco nessuno, tutto quanto è bloccato, fino a che non potrò spiegarmi e allora la cosa diventerà fra semplice. Fra quanto potrà spiegarsi, secondo me? Vorrei saperlo anch'io, ecco. Non dipende da lei. Non dipende da me. Beh, grazie, dottore. Grazie a Fabio Franchi. Ci vediamo tra pochissimo, dopo la pubblicità, con i tre rappresentanti delle tre mozioni del Partito Democratico che domenica si sfidano alle primarie. Allora, torniamo in diretta. Saluto e ringrazio Antonella Grim, mozione Giacchetti, non devo sbagliare Giacchetti. Perché qua sennò, ma dopo lo scriviamo. Buonasera. Saluto Gianni Torrenti, mozione Buonasera. Martina. Esatto. E Roberto Cosolini, mozione Zingaretti. Buonasera. Buonasera, bentrovati. Allora, dobbiamo rendere affascinante il fatto che domenica si vota per le primarie del PD. Cioè, dobbiamo raccontare in questa mezz'ora che cosa succede, quali sono le differenze, perché avete fatto questa scelta, cosa c'è in campo. Dopo arriviamo anche al tema della leadership, eccetera. Non abbiamo minutaggi né niente, oggi siamo liberi, non siamo un confronto TV di quelli seri. Grim, cominciamo da lei ovviamente per cavalleria. Va bene. Perché grazie. Questa scelta? Perché credo che le proposte politiche, le idee che sono racchiuse nella mozione di Roberto Giacchetti e di Anna Scani, tra l'altro un tandem assolutamente efficace è vero, siano quelle migliori per farci reagire a questa gravissima crisi che dal 2007-2008 ha invaso, sta caratterizzando purtroppo tutto l'Occidente. Perché credo che di fronte ai grandissimi cambiamenti dovuti alla globalizzazione, dovuti alla rivoluzione tecnologica e digitale, alle nuove forme di comunicazione, i social, credo che vanno abbandonati, possiamo anche dire purtroppo, i paradigmi del passato, i vecchi arnesi e strumenti, la cassetta degli attrezzi che ci hanno caratterizzato, che hanno caratterizzato le socialdemocrazie, che ci hanno dato tanta sicurezza e benessere fino a 10-15 anni fa, e bisogna continuare ad avere coraggio sulla strada di un riformismo liberale. I risultati terrificanti del governo pentaleghista di neanche un anno di legislatura credo che ci stiano dando ragione. Perché li definisce terrificanti? Io li definisco terrificanti perché i dati economici, che viva Dio dovrebbero essere dati oggettivi, lo dimostrano. Credo che abbiamo fatto due scelte aumentando il debito del paese, quota 100 e reddito di cittadinanza, che sono due enormi bufale, illusioni per i nostri concittadini e concittadine. Certamente il tema delle pensioni, di poter aiutare per esempio lavoratori usuranti a terminare prima il loro lavoro, è un tema vero, reale. Certamente il tema della povertà è un tema assolutamente vero e reale, ma solamente creando crescita e quindi andando avanti con delle riforme di riformismo liberale, non la vecchia cassetta degli attrezzi, possiamo dare crescita al paese, quindi un sì totale e incondizionato alle infrastrutture, e quindi avremo anche qualcosa da ridistribuire alle persone in povertà. Cosolini invece perché Zingaretti? Ma innanzitutto io dico perché andare a votare domenica. Andare a votare domenica perché questo è un partito democratico che sceglie in modo democratico, trasparente e libero chi lo guiderà e conseguentemente anche la linea politica, anche se poi ci sono differenze, ma ci sono anche comunanze nelle posizioni dei tre candidati. E credo che questo sia un fatto molto, molto importante, non è assolutamente un fatto fuori moda, penso che sia da rivendicare con orgoglio rispetto al fatto che ad esempio qualche settimana fa
in modo meno trasparente attraverso una piattaforma tecnologica controllata da pochi senza certificazioni del voto, si siano chiamati dei militanti a decidere ciò che doveva essere deciso dalla lettura delle carte processuali da parte dei componenti la commissione parlamentare. Quella non è democrazia, perché Salvini andava processato o non processato in base alla lettura delle carte, non in base alla posizione politica dei militanti del Movimento 5 Stelle. Qua invece noi decidiamo con centinaia di migliaia di persone che vanno a votare, con migliaia che dedicano una domenica a tenere aperti i seggi, a rappresentare le diverse emozioni, a garantire la regolarità del voto, no? La partecipazione democratica. Ed è importante per una seconda ragione, perché un partito democratico più forte, e noi vogliamo che esca comunque più forte dalle primarie di domenica, serve anche a garantire meglio la democrazia in questo paese. La democrazia è una cosa seria, va maneggiata con cura, tanto più in tempi di grandi cambiamenti come quelli che accennava Antonella qualche minuto fa. E io ho qualche preoccupazione in una situazione in cui qualcuno dice: siccome il popolo mi ha eletto, io sono autorizzato a prendere a calci e a picconate i presidi fondamentali della democrazia, come la separazione dei poteri, qualche preoccupazione comincio ad averla. Allora, questa giornata di democrazia serve al PD, ma serve anche al Paese. Perché Zingaretti? Perché io ritengo che sia necessario in questo momento un segnale di discontinuità che non rinnega quello che è stato fatto, perché sono state fatte cose importanti, ma prende anche atto di uno scollamento pesante che si è creato fra molte componenti sociali di questo paese, fra tutta parte dell'elettorato e il nostro partito, che lo ha portato a una serie di sconfitte, piuttosto pesanti. Credo che Zingaretti possa avere la credibilità e la pazienza per ritessere conseguentemente una rete di rapporti innanzitutto con la società e rilanciare una prospettiva politica in cui la consapevolezza che non si può fermare la modernizzazione di cui parlava un attimo fa Antonella, e anzi questa modernizzazione va inevitabilmente accompagnata, anche perché se no ti travolge, ma che questa modernizzazione va anche, come dire, va anche gestita con il contrappeso di nuove politiche sociali, perché in questi anni ha portato a inedite disuguaglianze e quindi ci ha fatto ritornare indietro a livello globale e anche a livello nazionale su diritti sociali che sembravano permanentemente acquisiti. Ecco, credo che da questo punto di vista in questo momento Zingaretti sia la figura più idonea. Ma in ogni caso io mi auguro una domenica di tanti votanti, una domenica di festa della democrazia, e perciò un partito democratico che lunedì mattina ricomincia più forte, più unito e più consapevole. Torrenti? Vabbè, siamo molto vicini, no, nei concetti, anche Roberto con Antonella. Allora, la partecipazione al voto è importante, nonostante che sia la domenica di Carnevale, ricordo forse non è la data più felice che potevamo inventarci, ma quando è partito ovviamente il processo delle primarie, c'erano 3-4 mesi fa, non si poteva sapere che quel meccanismo faceva arrivare al voto proprio domenica. Comunque la buona partecipazione è una buona partecipazione per dare una risposta effettivamente anche a questo governo. Sul governo, ricordiamoci sempre che siamo avversari in questo momento anche all'interno ovviamente di una procedura congressuale, ma gli avversari, come abbiamo detto più volte, sono fuori di noi. Questo governo, che sembra legittimato da chissà che numeri di partecipazione, è un governo atipico, perché Lega e 5 Stelle non erano stati votati per governare assieme con due programmi divergenti. Quindi anche questo è un equivoco, no? Oggi si digerisce tutto, però la Lega era stata votata col centrodestra e ha avuto quei numeri parlamentari in un'alleanza. 5 Stelle è stato votato orgogliosamente per conto suo con due programmi assolutamente confliggenti, fra loro due e col nostro ovviamente. Quindi anche questo, no, è una cosa da verificare, per cui non è che ci sono delle promesse date all'elettorato da rispettare, no, non è proprio così, e quindi una risposta, chiamiamo così, della popolazione, della piazza, diciamo dei cittadini, degli elettori, domenica può essere importante, perché quindi questo spero appunto possano venire molti. E vabbè, poi logicamente io sostengo Maurizio, Martina,
per motivi che poi non sono molto diversi. Allora, qua parliamo anche di capacità, un po' di leadership e di alcuni accenni diversi su un patrimonio culturale e politico comune. Allora, perché Maurizio per me e Nicola ad esempio prima per Roberto? Maurizio per me perché è molto giovane, 40 anni, e una cosa che non vorrebbe essere che non vorrei che fosse fraintesa, è lombardo, è bergamasco, può capire bene le ragioni del nord, delle difficoltà che in questo momento governano il nord, con questo regionalismo che non è un federalismo spinto e balordo, scompaginato, che è un regionalismo più da diffidenza nei confronti dello Stato piuttosto che uno studio di un federalismo che volevamo e che vogliamo noi e che anche forse era nel DNA della Lega 20 anni fa, quando 25, quando è sorta. Oggi questo, e quindi una persona che per età, per capacità di inclusione di tutti, andiamo alla ricerca dei nostri errori, di come correggere, di come fare una politica nuova, ma non andiamo alla ricerca di capri espiatori, perché tutti abbiamo avuto delle responsabilità, io non so chi di più, no? Cioè, qua c'era Antonella che era segretaria del partito, assessore, Roberto era sindaco, io ero assessore, quindi tutti abbiamo delle responsabilità, no? Di tutte le parti. Quindi io credo che questo approccio molto inclusivo di cercare soluzioni nuove, moderne e contemporanee, di correggere degli errori. Noi sottolineiamo la bontà del REI, no? Del nostro reddito di inclusione rispetto al reddito di cittadinanza. Questo è molto importante, ma perché noi ci abbiamo messo 2 miliardi? Probabilmente se ce ne mettevamo 7 il problema sarebbe stato risolto molto meglio da questo reddito di cittadinanza scompaginato. Perché non ce la siamo sentiti di dare copertura al reddito, chiamiamolo di cittadinanza, di inclusione, come abbiamo chiamato noi, a debito. Perché è tutto lì, non è che noi non ci teniamo. Non volevamo scaricare sulle nuove generazioni, sul futuro, risorse. Era un inizio, certo, no? Sì. Avremmo continuato con la sperimentazione. Quindi, da questo punto di vista, io credo che il Partito Democratico in questi 12 anni ha lavorato molto per avere una cultura politica comune, degli obiettivi comuni, ed è il motivo per cui in questo momento c'è una forte concorrenza interna, ma degli obiettivi assolutamente comuni. 12 anni fa la situazione era ben più complessa. E il meccanismo delle primarie che fa evidenziare anche alcune differenze e conflitti fra di noi è in realtà il meccanismo con più partecipazione popolare, quindi più onesto dal punto di vista democratico e che richiede alle persone la fatica di venire. Allora, adesso andiamo più veloce, se riesco a resistere con la voce, vi chiedo scusa. Ma allora, l'impressione, vi do l'impressione da fuori, adesso che siamo un po' liberi dopo la prima battuta, è che dopo Renzi, dopo questi ultimi anni, e guardando cos'è la leadership altrove, quindi Salvini che citavate, per esempio, qui si sia un po' tutto, forse più corale, certo, anche se c'è adesso una competizione vera, insomma, voi siete più buoni tra di voi rispetto magari al confronto visto nei giorni scorsi, però ci sia una leadership che si va a studiare che è più blanda, più nel Partito Democratico, che si sta andando a formare, non una vera leadership, ma forse più un tentativo aggregativo, che è stato l'errore che ha portato il PD negli ultimi anni a cadere, forse insieme al non aver intercettato le esigenze di questo paese, cioè il fatto che si sia diviso, il fatto che magari sia stato lontano da alcuni temi. È così, cioè si sta, Grimm, ricominciamo da lei, si sta pensando a questi tre nomi, a questa leadership che però sembra già chiaro come non sia quella rivoluzionaria, ma forse di passaggio, di transizione, questo. Ma io credo che, tornando a quello che secondo me è più importante, cioè la proposta politica, ci sia una proposta politica molto chiara e netta e radicale, che è quella di Roberto Giachetti e di Anna Ascani, che ci sia invece necessità comunque di avere una leadership chiara e netta, che porti avanti quindi una proposta politica chiara, perché troppa confusione o troppa incertezza, io l'ho sentita come un rimprovero in questi mesi da tanti nostri elettori ed elettrici. La domanda "ma dov'è il PD? Ma cosa dice il PD? È una domanda ricorrente e secondo me è proprio la conseguenza di aver smarrito e una leadership chiara e una proposta politica chiara. In questo senso Roberto Giachetti ci sta provando a dare una risposta, soprattutto rispetto a una proposta politica molto chiara e netta. Che allora, però, è vero anche, sì, che allora, dopo tornerò da lei, che allora questi mesi si sono vissuti insieme a Martina, no? Che sembrava questa leadership forse o ha la colpa, certo, di non aver dimostrato, no, ma guarda, allora, una risposta più incisiva, no? Certo, però Martina non era un segretario, era un reggente. Era adesso, un reggente, certo, no? E quindi non aveva né l'autorevolezza, ma soprattutto non aveva il diritto dovere di fare segretario trascinante.
perché avrebbe approfittato in qualche modo, in quel caso, di una situazione di reggenza che non era opportuna. Il Congresso dà l'autorevolezza e anche il diritto dovere di tirare la carretta. Poi all'opposizione è una situazione diversa che il governo. Cioè Renzi era il capo del partito, è stato capo del governo. Salvini oggi è vicepremier del governo, sta governando, sta dimostrando le cose che stanno mettendo in campo. Quindi è evidente che si concentra molto l'attenzione, l'attenzione dei media, l'attenzione sua. Hanno oscurato tutta una parte. Non c'è altro. Non è che dentro nella Lega o dentro il 5 Stelle non c'è altro, no? C'è molto, ma chiaramente. Allora, io penso che effettivamente dobbiamo giungere a delle proposte comuni dell'opposizione, forse può essere anche purtroppo più facile, no? Cioè, in qualche modo. Ecco, e poi la leadership la si conquisterà nel tempo. In questi mesi però Maurizio e Martina, come peraltro anche Zingaretti nella sua regione, insomma, hanno dimostrato capacità crescenti di leadership, però diciamo non avevano lo strumento, quello di essere segretario del partito e neanche essere capo del governo. Quindi credo che questa sia una ragione su cui riflettere. Insomma. Anche sulla visibilità, certo. È vero anche che, diciamo, come primo ragionamento dopo quel 4 marzo, con il calo del Partito Democratico, si è vista un'unica vittoria che era quella di Zingaretti. Sembrava davvero il leader in pectore ormai, anche se i tempi erano troppo, un po' troppo indietro, allora, troppo acerbo, però era chiaro come l'unico vincente in quel momento potesse poi avere un ruolo in futuro. Quello è un dato oggettivo, cioè. Però anche lì, Cosonino, non parliamo di una leadership che è percepita, noi l'abbiamo avuto qui allora, ospite, no? Come. Ma guardi, trainante. Allora, molte volte le leadership in qualche modo sono il prodotto di una forte capacità di impatto, no? Sì. E di empatia immediata, altre volte sono il prodotto anche di una costruzione, direi, di leadership politica. Le faccio un esempio, visto che oggi come oggi c'è un leader politico in Italia, direi, indiscutibile dal punto di vista del carisma, questo prescinde dal mio giudizio che è negativo, si chiama Matteo Salvini. Qualche anno fa, quando si è posto il problema del dopo Bossi, se uno avesse dovuto dire chi tra Roberto Maroni e Matteo Salvini appariva come la figura, chiamiamola così, più forte, carismatica, sì, da un punto di vista di impatto, io sono convinto che 9 su 10 avremmo scommesso su Roberto Maroni. E poi, oggettivamente, Matteo Salvini ha avuto un'intuizione politica, sto facendo una constatazione che prescinde dai giudizi di valore, questa intuizione politica è stata quella della trasformazione del DNA della Lega, una trasformazione profonda. La Lega oggi è una cosa completamente diversa dalla Lega Nord, no? L'unica cosa che è rimasta è il distintivo, no, che alcuni continuano a portare sulla giacca, ma per il resto è un movimento completamente diverso. E oggi come oggi è indiscutibile che su questa trasformazione politica Salvini, ed evidentemente anche su una comunicazione efficace, ha costruito una capacità di leadership. Allora, io credo Zingaretti ha vinto quel giorno, questo è un dato sì importante, perché evidentemente in una giornata nera per il Partito Democratico e per il centro-sinistra, forse una delle più nere della nostra storia dal dopoguerra ad oggi, si è dimostrato che quella capacità di governo e quella capacità di aggregazione aveva retto e fermato un'ondata negativa molto, molto pesante. Senta, Cosonino, un'altra cosa, perché poi lei prima ha citato, diciamo, una lettura pesante sul ruolo della magistratura nel momento in cui c'è l'indagine nei confronti di Salvini, eccetera. Però è vero che è fresca di qualche giorno fa anche la dichiarazione di Matteo Renzi nei confronti di una magistratura che è classico definire ad orologeria nel giorno in cui si aspetta l'esito del voto dei grillini, ma in realtà arrestano i genitori di Renzi, eccetera. Sappiamo cosa ha detto, insomma, e di fatto ha ribadito. Ecco, ma questo per arrivare a cosa? A chiedervi quanto ingombrante è invece questa leadership di Matteo Renzi, quanto resta ancora oggi, anche se molti dei suoi hanno preferito Giachetti, alcuni sono con Martina, eccetera. Che ruolo può avere se è il definitivo superamento della sua? Ma guardi, allora, prima di dirle su Renzi, le dico, perché lei ha tirato in campo la magistratura, cioè io prima ho detto che fondamentalmente ritengo che la decisione su Salvini andava presa dai commissari dei 5 Stelle, certo, non in base al voto, ma in base alla lettura delle carte. Sì, no? Però ho detto in un momento in cui arrivano bordate nei processi, civili o penali, i giudici, siano di ruolo, siano popolari, decidono in base all'esame delle prove e non in base ad un sondaggio tra i cittadini per stabilire chi ha ragione o chi ha torto, oppure se uno è colpevole o è innocente.
Sulla giustizia in generale, guardi, io credo che valgano due principi. Allora, primo, rispettare fino in fondo l'indipendenza della magistratura. Secondo, coerentemente essere garantisti, cioè partire dal presupposto che fin tanto che uno non è stato condannato, no, ha diritto a difendersi in tutte le sedi, in tutte le istanze, e vale la presunzione di innocenza. No, chiaramente il garantismo di convenienza di chi è stato giustizialista fino a pochi mesi fa fa un pochino sorridere. Rispetto a Matteo Renzi rimane un leader importante di questo partito e rimane una figura di riferimento politico evidentemente anche di questo paese. Io ne ho condiviso anche un tratto importante di strada e tra le altre cose tutti mi danno atto che non sono uno che poi rinnega mai le scelte che ha fatto, perché ritengo che abbia avuto un ruolo anche importante in un certo momento, in una fase necessaria di discontinuità e di modernizzazione del partito, e anche un ruolo importante di governo. Poi ha commesso alcuni errori importanti, a mio avviso. Se io fossi Matteo Renzi, avrei fatto scelte diverse in questo anno, in particolare dalle elezioni politiche in poi, ma io non sono Matteo Renzi, lui ha fatto le sue, nel senso che non sarei stato in questa strana posizione di mezza via, per cui quando serve dico faccio il senatore del mio territorio, sapendo benissimo che poi un'influenza molto importante nei gruppi parlamentari, nelle maggioranze, certo, partite ce l'ha. Allora, o mi butto fino in fondo della battaglia politica dicendo... Quindi doveva ricandidarsi, no, eventualmente. Oppure scelgo, e a 40 anni uno può anche scegliere, e qualche volta fa bene, di far passare due o tre anni di tempo, perché un problema importante di rapporto tra Renzi e una parte significativa degli italiani, a torto ragione, si è creato per poter ripartire evidentemente. Dopo veniamo al ruolo delle divisioni del PD, diciamo, però lei cosa dice? Allora, una parola sul garantismo, garantista sempre, perché c'è scritto in Costituzione, ma soprattutto per il rispetto che dobbiamo alle persone. E quindi è un principio che io ho applicato anche quando ero segretaria regionale nei confronti anche di amici e compagni del nostro partito, e davvero fa specie vedere ora i 5 Stelle che urlavano nei 5 anni del governo precedente, ma hanno costruito un pezzo della loro fortuna elettorale nel paese, che urlavano dai banchi onestà, e hanno fatto veramente... Fa specie vedere come si sono, come dire, ridotti in questi ultimi mesi. Quindi da questo punto di vista veramente l'opzione garantista credo che sia quella dovuta, davvero anche per il rispetto delle persone. Su Matteo Renzi, a parte il fatto che i tre capilista delle tre mozioni in provincia di Trieste, la sottoscritta Antonella Green, Francesco Russo per la lista Zingaretti e Melania Salina per la lista Torrenti, 2 anni fa eravamo tutti Martina, perché lista sennò Martina, poi, sì, no, certo, creiamo un danno alla lista mozione Martina. Lista Martina, eravamo non tutti, trovano, nel senso non ricordavo. 2 anni fa eravamo tutti a sostenere Matteo Renzi. Sì. Anche questo. Vabbè, la segretaria. Ah, vabbè, ho capito. C'era anche un altro candidato. Mi pare di ricordare che 2 anni fa ci fosse anche un altro candidato in corsa. Orlando. Quindi questo. Io credo che molto tristemente Matteo Renzi sia stato usato come un alibi da parte della nostra classe dirigente, e non dalle tre persone presenti, ma è stato davvero molto triste, e si è usato per ricostruirsi verginità e nuovi slanci di carriera e di percorsi politici nel bene e nel male. La mozione Giachetti non si basa su Matteo Renzi, la mozione Giachetti si basa su un'eredità dei 5 anni di governo Renzi-Gentiloni, su quell'impostazione riformista e liberale che secondo noi è essenziale ed è rispondente, come dicevo prima, ai problemi dell'oggi e del futuro del nostro Torrenti? Paese. Torrenti? Renzi. Renzi. Ma sai, Renzi è stato il buon esito di una fase politica di questo paese. L'esplosione del maggioritario vero, no? In cui noi avevamo una maggioranza nettissima alla Camera, non avevamo vinto il Senato. E bisogna ricordarsi anche che quindi non c'era una maggioranza stabile di centrosinistra in Parlamento per tutti gli anni di questi 5 anni di governo Renzi-Gentiloni. Oggi siamo in una fase politica diversa.
nata soprattutto, no, dalla sconfitta referendaria del dicembre del 2017. Ecco, quel 4 dicembre è stata una giornata sfortunata perché in qualche modo la polarizzazione voluta poi dall'opposizione, in cui Renzi o l'ha cavalcato o c'è cascato, ma è stata la sconfitta del Paese, perché in realtà non siamo riusciti a rendere il sistema legislativo più adeguato alla modernità. Questo è il mio dispiacere, quello, no, della sconfitta referendaria. Abbiamo perso tutti perché continua a esserci un Senato e una Camera che fanno le stesse cose, che si rimpallano, le commissioni che non lavorano, e ne vediamo anche adesso le conseguenze. Oggi c'è una fase diversa. Io penso che un leader con profilo diverso sia più adeguato a questa fase politica, e quindi quell'eredità di grande attività, di grandi riforme. Renzi è veramente marciato come un treno, no? Diciamo, sui diritti civili in modo particolare, ma non solo, sul lavoro, sulla scuola, su tante cose, con anche ovviamente alcuni errori su cui noi oggi dobbiamo riflettere per fare delle proposte diverse, non semplicemente dire li abbiamo fatti, siamo stupidi. No, saremmo stupidi a non capire che abbiamo commesso alcuni errori e a non fare delle proposte politiche diverse. E io penso che ci sia bisogno anche di ricostruire un partito, ed è per questo che anche la scelta di Martina di fare solo segretario del partito è solo quello, no? Diciamo che Nicola Zingaretti deve tenere il governatorato del Lazio, con una roba complicata, certo. Quindi il fatto che si scelga a dire non sono il leader di coalizione automaticamente, faccio il segretario, perché? Perché ho bisogno di ricostruire una proposta politica a tempo pieno, e ho anche bisogno di ricostruire un partito che per mille motivi, dal mancato finanziamento pubblico, dalla disaffezione, da nuovi sistemi di comunicazione politica, va affrontato da un problema consistente della democrazia, non del nostro partito. E non fare il candidato premier poi comunque? Lui ha detto che fa solamente quello, e esatto, che diciamo non c'è un automatismo. Mi dite, scusa, abbiamo veramente un flash finale, qua si dice, insomma, quella termine, l'asticella, sì. Dove la mettiamo, insomma. Attorno al milione, il Sciaulli, che era il segretario, che era ospite ieri sera, sono anche sopra un milione, ovviamente, la speranza. Cosa dice poi anche su questo territorio? Ma sai, allora, un milione è una cifra veramente importante, no? Veramente importante. Un milione di persone che portano via con sé la scheda elettorale, il documento, pagano 2 euro, cioè vanno fuori il giorno di carnevale. No, penso che si possa raggiungere, conseguentemente in regione... 20.000 è il 2% del milione, quelli che siamo come popolazione, 20.000. Sono le nostre aspettative, io spero anche di più, ma insomma la situazione, ripeto, non è una giornata facilissima, ma sarebbe un grande obiettivo. Grim. Ma il popolo delle primarie poi alla fine ci ha sempre entusiasmato e ci ha invece confermato la grande affezione a questo strumento di democrazia così trasparente e partecipato, quindi speriamo anche di andare oltre, però davvero è difficile da dire. Sicuramente però l'invito è anche attraverso la partecipazione alle primarie, a prescindere dal candidato che si sceglierà, di dare quindi un segnale però molto forte politico a questo governo pentaleghista che sta veramente mettendo l'Italia in una posizione delicatissima e fragilissima in Europa. Cosolini? Ma anch'io credo che noi raggiungeremo questo risultato di un milione. Da questo punto di vista sono ottimista, perché penso che anche questi 12 mesi di nostre difficoltà, spesso vissute con il mal di pancia dai nostri elettori, noi siamo una cosa un po' particolare, no? Nel senso che per il nostro elettorato talvolta, se marciamo troppo compatti, non c'è sufficiente dibattito e discussione interna, no? E se poi facciamo un congresso in cui si confrontano 3 opzioni diverse con 3 candidati, si dice ecco il PD sempre diviso. Che poi è il momento giusto, no? Esatto. In cui farlo, questo è il momento. Io avrei fatto le primarie un po' prima, nel senso che le primarie secondo me andavano fatte ottobre-novembre. Vi trovate in ritardo anche con l'Europa. Non così a ridosso. Resta il fatto che qui siamo, credo che tanta gente senta il bisogno di, magari arrabbiata con noi, ma di ridare fiducia al Partito Democratico, e quindi voglia andare a decidere domenica chi sarà il prossimo segretario. Io credo che, l'ho accennato prima, lo ripeto, che Nicola Zingaretti rappresenti da questo momento quella esigenza di discontinuità senza rotture con le cose buone che abbiamo fatto, ma anche con la consapevolezza che se,
che se siamo scesi attorno al 18% e abbiamo perso tante battaglie, non solo quella delle politiche del marzo scorso, vuol dire che un problema con una parte importante degli italiani è cresciuto, ad alcune cause che possono essere abbastanza evidenti, la campagna sui migranti, ma non la possiamo archiviare solo con la campagna sui migranti. Mi auguro ovviamente che si affermi, per questo lo sostengo, ma mi auguro soprattutto che si affermi una grande forza democratica del PD sulla base di quanti voteranno domenica. Grazie Roberto Cosolini, Antonella Grim, Gianni Torrenti, buon voto domenica, ricordiamo dalle 8 alle 20, dalle 8 alle 20. Carta di identità, tessera elettorale, il versamento di 2 euro, e vi aspettiamo, ci sono diversi seggi in città. I seggi sono segnati sul sito nazionale del partito, oppure www.pdfvg.it, si trovano i seggi di tutta la regione. Perfetto, grazie per averci seguito, buonanotte da Ringa.